Buonasera, buonasera e ben ritrovati, ben trovati nella seconda puntata di Resident Evil 8. Allora, devo cominciare con delle scuse, delle scuse, perché la puntata di ieri è stata frustrante anche per me, perché evidentemente il gioco non va giocato a difficoltà estrema, probabilmente insomma. Ho sbagliato io. Quindi, che ho fatto ieri sera? In un quarto d'ora, come si vede dal counter, sono ritornato nella zona in cui ero arrivato praticamente. Quello che ho fatto in due ore l'ho fatto in un quarto d'ora, visto che ho skippato tutto e sono corso verso la meta. E niente, quindi direi che possiamo cominciare da dove abbiamo finito. Quindi, carichiamo il salvataggio e vediamo dove ci riporta. Perché... Ok. Ah, perfetto. Quindi siamo esattamente nel punto di prima. Perfetto. Però questa volta... Esatto, è la parte prima di dover uscire. È la parte prima di dover uscire. Quindi... Esattamente dove siamo morti ieri. Ok, qua ci diceva di venire a casa di Luisa e va bene. Abbiamo aperto la porta. Ah, non è, non è garantito che io non muoia un'altra volta, eh. Assolutamente no. Però questo giro dovrei farcela, perlomeno, perché ieri sera l'ho fatto ed è partito il filmato e ho staccato, perché non lo volevo vedere, diciamo, senza registrarmi. Quindi... Direi di tanto, finché siamo qua, loro non si attivavano. Di fare le nostre fantastiche composizioni e... Non devo neanche curarmi alla fine perché siamo abbastanza full vita. Ok, vai. Possiamo partire da dove eravamo arrivati. Quindi prendiamo le cose belle. Il fucile. Tra l'altro, io. È vero che già l'ho fatta, però. Mm. I miei soliti urletti molto, molto maschi. No, prendi questo, per favore. Ok, e anche questo. E buttati di sotto. Ah, dobbiamo comunque sia scappare. Scappare finché non triggeriamo la. come si fa? Non triggeriamo il. no, il gigante, il gigante. Appena triggeriamo il gigante possiamo. Eh, qua c'è uno, ok. Appena triggeriamo il gigante possiamo. cioè dovrebbe andare avanti in no, automatico la storia, quindi qua facciamo questa cosa. facciamo saltare la faccenda adesso. Prendiamo le cose belle, lasciami stare, per favore. Ah, ho preso attraverso il muro. Che bello. È bello, è bello, no, questo gioco è bello. Questo gioco è bello, Fabri, questo gioco è bello. È bello, è bello. Per tanto, sono buissimo. Ho tolto la luce rossa che avevo ieri perché era effettivamente un po' eccessiva. Ma questo gioco è bello, dai, è bello, è bello. Mm -hmm. Mamma mia, la mira, la mira, Fabri, la mira, la mira, la mira. La mira. La mira serve. Alla fine no? Serve? Ah ok, qua rifacciamo la fantastica gag con uh, il barile. No. Perfetto. Tutti morti? Perfetto. Direi di tenere i proiettili. In pratica non dobbiamo ammazzare. Ehi, con due colpi è morto. Ma stai scherzando. L'altro... Come gli è venuto in mente di fare una modalità arcade che lo shooting fa cagare? Mamma mia, che male, frate Ho fatto malissimo. Ok, è inutile che facciamo gli eroi. Non facciamo gli eroi, scappiamo. E andiamo a triggerare il mostro gigante. Dove sei, mostro gigante? Lasciami stare, per favore. Grazie. Non è qua. Ho sbagliato. Come faccio? Ok, nessuno dei due è morto, ma non fa nulla. Dovrei triggerare la cutscene con il mostro gigante però, quello è l'unico modo per andazzo, per andazzo, per andazzo, per andazzo, avanzo, ehi c'è un oggetto che non ho preso, prendilo, bravissimo, quindi ora possiamo costruire, scusa ma tanto se metto in pausa si ferma tutto, fammi vedere un po'. Allora, serve una e una per costruirci la soluzione medica. Mentre per le munizioni, 12 munizioni con due e due. Che ne abbiamo tre e... Tre polveri e due... Le creo? No, non... Non vedo perché. No. Carichiamo. Madonna. Ah, che paura all'immortacci tua! Ma vai a quel paese, hai fatto prendere un colpo. Lei, cosa sono i lei? Aiuto! Mm. Puoi per favore farmi... Farmi passare! Qua c'era un oggetto. Prendilo. Bravissimo. No, ma tu sei ancora qua! Ma non ti dovevi... Non dovevamo non vederci più. Avevi detto che non saresti più tornato. Dai, ti prego, faimi la, la cutscene dove mi arriva la freccia nel ginocchio. Ti prego. Eccolo, 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 il gigante. Vai, 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 cutscene, cutscene. Madonna. Mamma mia mi ricorda Dark Souls 3 Ledo Dai La freccia nel ginocchio Ti prego No Per favore Ti prego Dai fammi la cutscene Ti prego Ti prego Ti prego So che c'è la cutscene Fammela però Cazzo devo andare No Devo cambiare assolutamente La disposizione nella ruota delle armi Perché mi fa cagare Ma te cosa Cavolo vuoi Lasciami stare ma perché devi essere così appiccicoso? Quanto ho sparato in bocca! Oh, crea munizioni. Oh, paura. Perfetto. Questo è un segnale positivo. Devo pararmi? No. Questo è un segnale positivo però. Ok. Da qua possiamo continuare perché non l'abbiamo visto ieri. Che a livello estremo non si può fare purtroppo ok arrivano a cavallo portando uomini morti su delle lance è pienissimo ok hanno avuto un eh io piango nel momento in cui dobbiamo affrontare questo cos'è la bella e la bestia? ciao caro Quanto vicino, quanto vicino. Prova via. Ah, posso muovere la telecamera? Poco. Mi ha dato una mattellata mentre passava il coglione. Ma, ma, ma ti pare? Vabbè. Eh, ok. Eh, va bene. Tutto finito? Possiamo andare? Mamma mia, sta mano, però, sta mano, sta mano. Sta mano può essere fero. E può essere piuma. Oddio, è stata fero. Anzi, è stata piuma. Dai, dio. Bianco. Chiudi, chiudi quella mano da qualche parte. Ti prego, fasciatela con qualcosa. Non la voglio vedere più. Eh, che sta a fa? fascia? Sta a fascia che? Madre di Dio, perché... Tre. Quanti ne hai? Tre. Ora può contare fino a tre. Uno, due, tre. Quindi può fare i countdown. Aspetta, signora incredibile. Con un teschio attaccato a un bastone. Ok. Oh, Attenti al lupo. Trofeo guadagnato per aver fatto... Sopravvive all'attacco dei Lycan, quindi questi ragazzi molto, molto amichevoli si chiamano Lycan. Come Lycanthrope. E c'è un punto esclamativo. Porta meccanica. Vorrei andare a vedere. Posso andare a esplorare adesso che non c'è più nessuno, finalmente? Ma lasciamo le impronte, secondo voi? Eeeh, no. Cioè, sì ma no. Non quello, lo voglio. Lo voglio. Come si... Lo voglio, lo voglio vederlo. Lo voglio andarlo a vederlo. Ma sta qua sotto, scusa. Com come ci giungo? Ah, forse da sotto qua. Da dove siamo scappati? No, che fa? Mamma mia, <ride> mi cago sotto perché paro come se fosse Dark Souls. Ok, lì ho visto. Esatto, ma c'era qualcosa qui che ho saltato. Chi è? Cos'è? Mi arrivano le, le notifiche di TripAdvisor. Ma chi te sei in culo? <ride> perché mai? Proprio adesso poi. Qua ah, cos'è? Manca qualcosa. La foto? No. Ciao Join, buonasera. Buonasera, alla fine lo, lo continuiamo. Ieri sera. Guarda, ho anche chiesto scusa prima perché l'ho veramente lasciato in malo modo anche incazzandomi, scarti? Ok. Anche incazzandomi un po', ma diciamo che a livello estremo era veramente ingiocabile. Poi, oh, magari sono io che sono scarso, eh. Però insomma, lo ricominciamo. Ho già fatto ammenda per il mio comportamento di ieri che è stato inqualificabile. Perché niente. A un certo punto sono proprio andato in puzza. E mi ho detto: no, vabbè, che palle, che palle, che palle, ho dovuto staccare. Però andiamo avanti, andiamo avanti. Perché. Oh, se non dovesse essere troppo. Madonna mia, che paura. Non dovesse essere troppo horror, ma anche un po' tutto. Alla fine, è un Resident Evil, non ci aspettiamo niente di incredibilmente horror alla fine. Il gioco è sempre questo. Ah non è... ma scusami. <ride> ma com'è pericoloso? Questa c'ha dei teschi attaccati al bastone. Il padre della bambina. Non fai saperlo fra Rose Rose mm. oh. She is Mother no, Miranda Madre Miranda la porta via, è calata all'oscurità I mostri. No, è buio? No, non è neanche buio, quindi parla dei mostri. Ma rispondimi, anziana signora. Ok. Quindi. Ok, ma è carinissima lei. Però c'è intanto con questa scusa deride ci ha chiuso fuori, perfetto. Vediamo che la prima run va fatta. Più proprio per imparare le meccaniche, si, sì, beh, a parte inquietante molto. Eh, ma sai cosa? Che io purtroppo mh, ho un brutto vizio quando gioco. Nel senso, nei giochi che ti danno. Ah, innanzitutto partiamo dal presupposto che sono un trophy hunter, quindi devo prendere il platino. Purtroppo sono malato. Quando ci sono giochi con. Prendi... Eh, finiscilo la modalità facile, trofeo. La modalità normale, trofeo. Ah, trofeo. Tendo a farlo per farlo una volta sola, per finirlo una volta e sbloccarli tutti. E invece evidentemente no. Nah. E vabbè, allora, ce lo giochiamo un paio di volte. Tanto una volta imparato e saltato i filmati, per esempio, ad arrivare qui ieri ci ho messo due ore, dopo la live ci ho messo 15 minuti. Quindi schippando tutto brutale si fa, si fa. Allora, siamo oltre il cancello. Le cose rosse immagino siano in esplorazione. Esplorata è blu e inesplorata è, è grigetto. Quindi rosso vuol dire che siamo entrati, ma ci siamo saltati qualcosa. Forse vediamo. Qui non siamo entrati, quindi andiamo ad esplorare. Ok, torniamo nel mood che piaceva a me ieri: quello dei jumpscare che mi fa cagare sotto. Grazie. Ok, e non il mood sparatutto che non mi fa impazzire. Potenti Likan, leggendari lupi mannari di ere passate. Servitevi delle nostre carni, lacerate i nostri corpi. Ok, quindi apri il diario e premi documenti. Ah, ok, quindi lui fa tutto il diario. No? Continua così. Ho trovato un villaggio ai confini della foresta, ma uno degli abitanti è stato aggredito e trascinato via da una specie di bestia. Ah, era il tizio che ha visto sul bastone, forse? Perché? Ah, no, era il signore, il signor anziano, probabilmente. Sono riuscito a sopravvivere a quelle creature, una donna anziana mi ha detto che Rose si trova qui da qualche parte. Devo trovarla prima che quei mostri la raggiungano. Beh, oddio, guarda. Mi stare più attento a te stesso, più che alla bambina. Non credo che i mostri abbiano. Molto la vanessing, è vero, è vero. Una serratura facile da scassinare, per te. Ok, però dai, graficamente sulla 5 è bello, tanto 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 bello. Molto bello. Ok, io purtroppo sono molto lento nell'esplorazione. Perché nei giochi nuovi tendo a veramente guardarmi intorno come un pazzo in ogni angolo. Oi, ciao, mappa. Ok, il gioco ci consiglia di vedere la mappa. Quindi qua c'era il grimaldello, nel senso da aprire con, non c'è un grimaldello, perché sennò diventava troppo easy. E qua c'è una signora mh, carina, con uno scudo molto. Ma c'è un. è un brillante! Ma se gli sparo lo prendo? Oh! Fremendo di cristallo, ehi là! Wow! Good call! Siamo <ride> lenti, siamo minuziosi! Bravo, non siamo lenti, siamo minuziosi, bravissimo. Soprattutto dei giochi di questo genere, che sono tutta atmosfera. Cioè, se te li lasci. ti perdi tutto, ti perdi tutto. Anche boh, il trattore qui. Come c'è arrivato il trattore qui? Come mai? Cioè, sembra tipo abbia sbandato. Quindi, cos'è? Ha colpito all'improvviso il guidatore? Ah, vedi? Dai. <ride> sono contento, sono contento. Vedi appunto quando dico. mi vado a guardare ogni, ogni dettagliino, vedevo questo. ho detto, guarda, che bello scudo. Stavo pensando a Dark Souls. Ho detto, ehi, là, ma c'è un brillantino. Allora, siamo in un cimitero. Voglio andare a vedere questo che mi sembra molto interessante. Una specie di altarino ad una ca... Paura, si muove. Interagisci. Offriamo queste capre tutelari per proteggere il villaggio e i suoi abitanti. Chi le distrugge sentirà su di sé la collera di, mare... di madre Miranda. Capra! Ma dai, ma che troppo è capra? Ma che stupidi. Distruggi una capra a tutelare, sì però, cioè, non avrei dovuto farlo secondo me, ho <ride> sbagliato, vero? Adesso Ma, madre Miranda ci si inchiula. Ok, qua c'è sì, chiaramente da inserire qualcosa. Interagisci, interagisci, inutile. Immagino porti al castello, beh, da cosa l'hai dedotto mio caro, <ride> mio, mio caro Ethan, sei proprio Sherlock. È molto importante, madre Miranda non è la Dimitrescu, no, quella è la, è la Dimitrescu, quindi no. Madre Miranda non l'ho sentita. Diciamo che non l'ho seguito granché in fase di presentazione. Ho soltanto visto. Intravisto le recensioni, giusto per rendermi conto di cosa si stesse parlando. Ma sono molto, molto blind per quanto riguarda la storia. Con i quattro Lord? Beh, la cosa dei quattro Lord l'hanno. Cioè, di, di quattro Lord. dei quattro. Una cosa un po' shonen, no? Io so questo termine, ma non per esperienza personale, perché non sono davvero molto. Into questo genere di cose Però è una cosa che è stata ripresa anche nel Fallout 5 Mi sembra con la famiglia Stesso Resident Evil 7 Ha fatto la stessa cosa Quindi mm, un po' un espediente narrativo classico Io intanto sbatto tutta la porta Sperando che si apra Ma è chiaro che non si aprirà Quindi qua facciamo per il pozzo Ok Basta cincischiare Andiamo a cercare i due oggetti Quindi ci resta solo da andare di qua Dietro di noi One Piece E anche One Piece eh, mi cogli impreparato però sì, diciamo che non è niente di incredibile come... cioè non si sono inventati nulla. Quindi torniamo un attimo ai nostri passi. A parte sento dei rumori. Ok, no, vero? Qua oh, non siamo ancora venuti, ma sembra un piccolo... cioè ecco. Allora facciamo... Voglio leggere. Posso leggere? Luogo della cerimonia, quindi di qua. Ok, non voglio andarci. E di qua Castello Dimitresco. Non so quale dei due mi faccia più paura, quindi direi di... Giusto rifare un giro qua, perché non ho esplorato i dintorni. Purtroppo l'ho detto, sono minuziosino, come dici tu, quindi... Sventichiamo di sbattere contro i, i cancelli. E quindi mi piace esplorare. Dai, Andiamo a vedere che se cerimoniano qua. Che festa c'è. Perché è chiaramente l'unico posto. Porca mignoccola. E quindi? Allora, io a proposito, scusami un attimo. Io ho trovato il diamantino, ma che ci famo? E Dov'è? Tesori Fr Frammento di cristallo Mirai bianco trattatelo. In questa regione Quindi va Credo vada venduto Esamina Oh e oggetti da vendere Wow Dark souls Wow C'è cosa dentro? Come si chiama? Dusk Bello 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 Quindi quello si vende E però Pardon Mamma mia lo zoom Hai <ride> visto? Qua Voglio vedere il diamante Bello Bellissimo e allora andiamo per il cimitero? A vedere se c'è del buono in voi? Mm, mi sono già perso? No. Ah, c'è un cancello semiaperto che noi apriamo del tutto. E un'altra strada. For ah, cimitero, l'abbiamo già visto. Fortezza e Segheria. Che bello, non voglio andare nella Segheria, voglio entrare qua. Ok. Ok, quindi... Ah, ok, perfetto, ho capito dove... Madonna mia, però il cancello che mi si chiude addosso. Dovremmo mai una torcia? Che bello, tra l'altro. Mi ricorda, non so perché, il Messico. Anche se non c'entra, invece è cultura romena. Da quello che so. Però mi ricorda lo, il dios de los Muertos. Per qualche strano motivo. Questi altarini tutti colorati. Molto belli. Rilievo della donna. Raccogli. Vabbè, questo si mette chiaramente nella. No, sbaglio sempre. Si mette nella cosa, nella, nella porta gigante. Vorrei vedere. Ah ok, ah è sempre la... la ragazza, ok, bello, ammazza che figata però, bello vero, eh, bello, 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 e là c'è una mappa, se la tragedia si abbatte sul villaggio cerca i pezzi del basso rilievo, uno è costruito in chiesa e l'altro è a casa di Luisa, ok, quindi andiamo a trovare Luisa e vediamo se ci fa qualcosa, molti dettagli, veramente, guarda, ma è bellissimo. Church, vedi, questo l'abbiamo trovato e l'altro sta a casa di Luisa. Che sta a casa di Luisa e dietro al cimitero, in pratica. Tra la chiesa e casa di Luisa c'è il cimitero. Perché sembrano delle... dei simboli tombali, sembrano. Ma cos'è? Ah, è per salvare. Dai, e scusa, come ho fatto a salvare io allora ieri? Tra l'altro, con quale velocità incredibile fatto a salvare ieri? Cioè io ho staccato e si è salvato da solo. Cosa serve salvare allora? Oh, scopriamolo. Oh, ancora pozzi... Pozzi di memoria. Andiamo a pozzi. No, io ho già detto a me stesso di non cantare. Per quindi questo era semi chiuso per farci capire. Una volta aperto il gioco ti dice, ok, adesso te lo apri da solo perché non sono certo il tuo usciere, mio caro. E qua è chiuso, chiuso, chiuso. Eh sì, eh, si torna alla vecchia macchina da scrivere. Interagisci. serve una chiave che ovviamente non ho. Posso metterci la foto? Ovviamente. No. Sì, mi curo, magari. Mamma mia, sta mano, però, che palle! Io sono molto schifettoso sulle cose fisiche. Sui. Ma perché devi farmi paura? Cosa sono? Io ho tre colpi, però che gli racconto a questi? Ah, no. Ci metterò sei mesi prima di capire come si fa sta cosa. Allora io vorrei la pistola a sinistra per qualche motivo mio malato. Quindi faccio così. <ride> Una bestemmia. E eh, guarda, già, già ieri purtroppo ho dato il fucile a destra e il coltello verso l'alto. Vediamo se mi, se mi trovo bene. Fucile al volo. Bello il grilletto adattivo. Un po' fastidioso però. Sai quanti giocatori lo hanno tolto? Tu lo hai lasciato o sei uno di quelli come me che è insofferente a sta cosa? Apri l'inventario e crea delle munizioni. Bravo gioco, mi hai dato una bella idea. Creo munizioni. L'ho lasciato? Ah ok. Io a parte Astrobot è il primo gioco in cui lo provo. Che mi pare non ci fosse in um, Demon's Souls. O se c'era non era niente di clamoroso. Beh, io sto ignorando tutti comunque. Raccogli, raccogli. Quanti colpi porta sto fucile? 5? È un po' fastidioso, eh. In Demon's c'è, vero? Non mi ricordo in. Co ah, con l'arco c'è un po'. È vero, bravissimo. Con l'arco, con, con la balestra, insomma, l'arco, con... Con gli attacchi di quel tipo. Quindi si può scavalcare? No. A volte sì, a volte no. Qua si può, no. Qua si può? A volte può scavalcare, a volte no. Lo decide un po' lui. Ma perché? Perché, però, ragazzi, perché dovete rompere la fava? Yeah. Oh, hola, casse. Mm. Ah, ma sei qua! Ma li mortacci tua, che cazzata. Ma sei vivo ancora? Bella. Sì, però no, no che mi, no che mi, no, 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 che mi fate le, le faccende qua, non mi piace. No, però, dai, però, perché? No! Mm. Non vedo, non vedo niente, non vedo. È morto? Non credo. Sei vivo? Dove sei? Fratello? Ecco! Mamma mia, che quickscope! Scappa, scappa, scappa. Cranio cristallizzato. Serve anche quello, sicuramente, per venderlo al, uh, al conte. No, ho sentito che si chiama il ragazzo. Ma mi sono parato, però. <ride> Tra l'altro, sempre nella mano sinistra, poverino. Eeeh... No, scherzavo. Non è un gioco... Non è... Uno spara tutto. Mi sono parato, però. Io faccio i perri come se fosse Dark Souls. <ride> Ma esplode proprio la capoccia, che bello. Ok. Qua che dice? Ah, loro si sgretolano in maniera incredibile. Cosa dice? Apri. Scusa, perché questa è là... la...

Ma come? Ma prima mi hai dato una mano? Ma non è il vecchio di prima lui, no? Sto di una stronzata. Eh? No, non è quello di prima. Quello di prima è mortissimo. <ride> <ride> è vero. È vero che è placido. Ha gli stessi capelli. Ma ah, bello, le Voglio vederlo da vicino, però già mi hai. Ok, quindi loro stanno qua. Io apro il cancello. Mi pare giusto. C'è un'arma che vorrei... No, vabbè, poverino, lui sta qua dentro. Come si difende? Mm. E Le... eh, vedo troppe cose gialle. Videogiochi style, proprio. Cose. Serve qualcosa. E io sono da due ore che lo sto a dire che serve qualcosa. Però il gioco non me lo dà questo qualcosa. Perché no? mm. Però non c'erano prima. Ma che è che sbatte sopra casa mia? Pazzi. Eh, lo sai che è lo spagnolo, amico mio. Amico mio argentino. Che è? Via. Ogni tanto lo capisco, ogni tanto no. Un helicopter, ok. Ah, ma stanno lì sopra, ma io guardo... Ma sono tanti? E non è che... No! Ma no! Ma no, ragazzi! Ma siete veramente troppi? Perché non prendi fuoco? Cioè, non con la, con la mia pistolettata. Eh. Muori. Allontanati. Non mi fare male, per favore. Non mi fare male, però, per favore. Non dovresti farmi male. Io sono una brava persona. Come si fa a cambiare? Eh, l'ho fatta! Fammela! Ah, ne ho già due. Scappa! Corri, scappa. Corri, scappa. C'è il Nemesis. Ok, mi sono perso. Sì, però che bella sta cosa. Mol... No. No, mi sono... No, mi sono chiuso dentro. No, 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 no. Questo? Questo cos'è? I rottami magnetici? E niente, raga. Che famo? No, ho sprecato un colpo. Ho sprecato un colpo perché sono scarso. Perché sono scarso. Sì, ma sono tanti, oh. Nel mucchio. Mite colpi. Mite colpi. Ma raga, ma, sta, ma, sta, ma stiamo scherzando? Ecco, questa parte qua, a livello estremo, sarebbe stato game over subito, immediato. Immediato, cioè. Quello di cui mi lamentavo un po' ieri. Che non è possibile darmi la... Ma stiamo scherzando, raga? Non è possibile darmi la possibilità di giocarlo ad estremo senza darmi le risorse per farlo. E non è un punto in cui si deve scappare, questo. è, palesemente è un punto in cui dobbiamo affrontarli tutti che se non ho le risorse. Vabbè, ah, che c'ho anche il coltello. Ah, L1 spingi via il nemico? Non è vero? Non è vero, non è vero. Gioco, hai mentito. E eh, va a cagare. Vai a cagare. E eh, adesso cosa, cosa faccio? Cosa gli racconto? No, mi ha già ucciso? E io posso fare questa cosa anche mentre lui mi sta morsicando Che bello Offendigli la madre Non so chi è vostra madre Però potrei farmi delle munizioni adesso Sì, quante? Una, ok Però meglio di niente Insomma, è così che si gioca Cioè, craftino Munizioncine Se sei già morto Prendilo, prendilo Qualsiasi cosa sia, prendila Comunque droppano di brutto sti cosi Bella. Prendi sto fluido chimico. Sì, ti ho già detto. Sono 6 ore che premo XA. Mortacci tu. Eh, prendi tu. Mamma mia. No, ieri mi hanno, mi hanno fatto il mega scherzone del, del jumpscare. Siccome sono stato così intelligente da mettere come follow un jumpscare. Ieri me lo hanno fatto e è stato molto divertente. Mi sono anche creato una clip. Autocreato una clip perché era l'unico modo per salvare quel momento. Incredibile, è stato molto divertente. Ah no, ok. Questi non si rompono. Qua si apre, sì, apprezzo molto. E lasciamo aperto che mina? Cosa? Le mine. Ma, ma veramente? Ma cos'è Battlefield? Una mina anti-uomo, la madò. Un po' troppo, no? Scarti arrugginiti dove? Mica le vedo. Comunque eh. c'è molto questa cosa di sbarrarsi dentro. Eh? Quindi il gioco tende a... A darti questa sensazione. Di essere braccato. Quindi corri, chiuditi fuori. Bello, bello, bello. Qua siamo già venuti. Volevo solo capire cosa non aveva... Aspetta, un salvino. Lo facciamo. Sì, sì, come no. Vai, vai. Salva, salva. E... Per esempio, dice che non ho fatto tutto, no? Perché eh, me lo da rosso. Però cosa devo fare? Io penso di aver fatto tutto. Ok, questo cos'è? Portone esterno, Andiamo, facciamo una cosa, andiamo. Candy crush, yeah, I know, but I don't like it. Mettiamo la signora. Ok, così ce la leviamo. Devo girare anche? Eh, gira, sì. Non capisco dov'è. Ah, quella è la spada, quindi tipo così. Perfetto. Cerchio. No, ma sei stupido? Eh sì, va bene. E non posso lasciarglielo? Ah, ok, devi premere X due volte, ma non c'era l'input. Allora, andiamo a farci un giretto di qua. Io stream this game. Ok. Io non gioco tanto con il cellulare, quindi l'unico gioco a cui gioco con il telefonino è come si chiama? Game Dev Tycoon. Molto molto divertente. Quello dove devi creare videogiochi, fare un po' la storia del videogioco, che è molto 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 bello. Quella è l'unica cosa che mi concedo sul telefono, e a volte football manager, a volte. E ogni anno pago tipo 9-10 euro. Non mi ricordo quanto costa. Ci gioco due giorni e mi rompo le palle. Invece, game Dev Tycoon è molto bello, vero? L'ho giocato su Steam? E io sul, sempre sul telefonino. Molto bello, sì, sì, assolutamente fantastico. Bellissimo, pieno di easter egg, pieno di chicche. Veramente un gran bel gioco. Va bene, possiamo tornare dai due. Dai due fratelli qua, da, dalla signorina. Dalla signorina. E a dirle. Uè, tutto a posto, Ciru. Ah, siete fratello. Siete papà e mamma, bella. E ho fatto io. Ho fatto, ragazzi, ho fatto. Facciamo qualcosa di veloce gli spara in testa. Ho fatto, ragazzi, eh, ho fatto, ragazzi. Ho sistemato, ragazzi. No, non, not, not enough. Non abbastanza. Dai, allora. It's a good game for cell phone. of course it is. È molto, molto, molto bello. Allora, abbiamo detto che qua stava, poi c'era il cimitero. E qua, da quello che ho capito sulla mappa, dovrebbe esserci l'altra. l'altra faccenda. Andiamo a vedere se c'è. No, è casa di Lisa, che cazzo dico? Devo andare a casa di Lisa? Eh esatto, la casa di Luisa Casa di Luisa che però sta Trova il modo di entrare nel castello rifugiati a casa di Luisa Però secondo me sta verso l'alto Chiave col feto a sei ali What? Chi l'ha mai vista la casa col feto? E dov'è la casa di Luisa però? Purtroppo sono un po' mh, Ho un po' di labirintite io è la casa di Luisa. E donde estás la casa di Luisa? Vale. Dónde stas? Donde eres? E sta qui? No. Ma ah, mi sembra abbastanza casa di Luisa, però. Luisa? No, questo è palesemente un cimitero. Quindi non è casa di Luisa. è casa di Luisa? Luisa. Dai, sarà verso l'alto, casa di Luisa, no? Sarà quella. Guarda che bella! Mi sa proprio. È il cimitero di Luisa. Sì, diciamo che. Ah, vedi, ecco qua, questi sono i segnali che si vedevano sulla mappa, che si muovono questi. No, ci passo attraverso, che bel gioco. E ed era allora è qua a casa di Luisa. è un cartello, casa di Luisa, il citofono, Luisa e qua è chiuso. Ah, allora, io arrivato di qua e passo di qua e vado a sinistra allora. Luisa? Sei qua? Mi arrampico? E quando me lo dici? Ah, te lo fanno capire così. Eh, ma io non sono così intelligente, ragazzi. Se non mi date ho paura di aprire il bagno. Ah no, c'è. Cioè... Ok, posso fare le mie cose? Posso chiudere? No, non posso chiudere. No, posso chiudere. Come un bagno? Attenzione, mi devo, mi devo spaventare. No, è solo un bagno. Ehi, ho visto un. Ah, chiudi. Sì, quindi potevo chiudermi in bagno. Quindi, goti. 10 su 10. A proposito di goti, c'è una capretta? Interagisci. Uno di voi qui dentro potrei aprirlo rimuovendo una vite. Sparagli, no devi prendere il cacciamite. you don't have flashlight, not yet, oddio non so se ci sarà però per ora no, per ora niente flashlight, devo fare, prima fa entrare qui due, eh ragazzi è... ah è chiuso dall'altro lato, ok gara Allora devo entrare nel mood di come è fatto il videogioco, cioè nel senso di capire cosa vuole il gioco da me e giocarlo come vuole lui. Per esempio, questa cosa del fare il giro non l'avevo proprio per niente intuita. Ah, grande Placido. Ma come? You're welcome. <ride> ma quando mai? Non c'è di che. Ma che risposta è? Non c'è di che. Non c'è di che, tranquillo. A buon rendere, frate. Ok. Beh, è meglio che se da. Che ci si abitui perché. Uh! Mica saltano questi, no? Che eh, te frega, tre. Tutto questo non ha senso Madre Miranda c'è sempre adesso? io non devo neanche leggere perché parla lei, ok, ok, okay. cos'è what is jump scare follow? I'll show you in, uh, in a moment. Just give me one second allora facciamo così facciamo così e facciamo così facciamo così facciamo così e facciamo così e dov'è non c'è più che non c'è Ah, non c'è. Peccato, peccato. Niente, niente. Avevo fatto una clip ma non ha eh, funzionato. Va bene, te lo spiego al volo. Non è successo niente? Ok. No, 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 no. In teoria il il dovrebbe part doveva partire un jump. Se non è partito meglio, guarda. Sì, in teoria quello era il concetto Comunque, concentriamoci sul gioco Meglio, guarda In teoria è strano che non funziona perché ieri funzionava Ok, che facciamo? Entriamo, raga Entriamo Entriamo Che dice? È chiusa dall'altro lato Avete rotto le palle però queste porte chiuse dall'altro lato, ragazzuoli Chi yeah. è? Forse è con una voce sconosciuta

From this no. Ma lei è cosa? Oh. Ma è Caitlyn di Game of Thrones, è uguale. No, non è proprio uguale, ma ci somiglia. È uguale. Uh, non mi mi sono distratto, cazzo. Ma io, gli ho detto come mi chiamo? Cioè lei perché sa che mi chiamo Ethan? On the Io l'avrò detto sicuramente Piacere a Ethan Con la mia mano a tre dita Tre Ditan Oh salviamo Certo salviamo sempre Dieci volte E il tizio dietro di noi dov'è? È rimasto fuori? Leggiamo subito in piccione Luisa Ci hanno aggredito di nuovo Lei sarà Luisa Quindi mi sono un po' distratto A guardare sta cosa del Mannaggia del, del follow che non funziona Merode uh, Di questo passo non credo che Supereremo, supereremo l'inverno Ernest è sparito Non riusciamo a trovarlo Ma Demianda ci ha abbandonati? Ernest è sparito. Quindi mi Madre Miranda è un po' la, la protratrice. Gira pagina. Gira pagina. Ah sì, sempre di là. Non mi aprite le porte vicino però, mentre sto facendo le mie cose. Sto leggendo, grazie. Sto guardando l'album di foto. Posso guardare l'album di foto o è privato? Se è privato mettilo in un cassetto, se no io lo guardo. Vabbè, e cos'è una fabbrica? Mulino, un, una specie di cancello diga, diciamo. Un altro mulino e una fabbrica, maybe. Uh, vabbè, bello, bravi. Siete architetti? Fate ingegneri? Avete. Un. No, paura. Identico a Giancarlo Giannini. Che ha Beh, anche Placido. Placido, qual è? Beh, effettivamente in faccia ci assomiglia. Che carino. Oh, guarda che piacere. Leonardo ed Elena sono italiani? No, sono anche nomi romeni però Leonardo e Elena, effettivamente. E si usano anche in Romania. Lo so. Ok. Se pare poco...

like her damn husband. Ma c'è Oh signor, this house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Oh. Mamma mia. che, ansia, che, brutta, che brutto quadretto. One day we were a quiet, devout village and the next the monsters came and attacked us. Luisa. No. No, Quello col fucile che c'ha. Simpaticamente. Eh, infatti, stava dietro di noi. Eh, sì, non lo so, guarda lui. Eh, infatti, guarda me, sa. Sì. Bell'idea. A farci, andiamo a farci una, una pregata con Giannini con la ragazza Elena cosa? To us into fate's hands. ok ciao casse, grazie per essere passato thank you for joining us Ok. Va bene? Ah, perché non si regge in piedi? Che carino. Bellissimo questo dettaglio. Bellissimo. Ma che figata. Lui che non stava in piedi. Ciao, bello. Elena. Elisa, ho detto Elena. Che bella voce che ha lui. ...e us. Ok. Gli levate quel coltello, raga? Gli levate il coltello, per favore, a Leonardo. Gli levate il coltello, ci fa andare a fuoco tutti. Ehi. Porca, non lo sapevo io. Posso prenderlo? Uh, a bello. Tra l'altro assomiglia agli altri, ai Likan già trasformati. Cioè, già prima, cioè... Coltello lì li... No Leonardo il coltello Che faccio? Gli sparo? Beh dovresti morire con un colpo Dovresti morire con un colpo Perché non muori con un colpo? Ma è un Scusa ma sei un filmato Cosa Modalità fo... Salta modalità Mortacci duo. Ma chi è? è? Elena? Elisa Elena 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 Spara a papà Spara a papà Mortacci duo, Ma sei un animale Elena Brava Elena, non era facile. Non era più tuo padre, ha fatto la cosa giusta. Brava Elena, mi sei piaciuta. Eh ma. Sì però basta, eh, eh, Elena. Papà! Furgone, possiamo mutarlo? Bella, 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 bella scena. Mi lasciami No, siamo partiti qui. Eh, gli hai sparato te, Elena. Non te la prendere con me adesso, eh. Ho fatto tutto da sola, quindi. Posso ricaricare Pensa quanto sono un videogiocatore. Ah, ma scusa, io volevo ricaricare l'arma. Pensa quanto sono videogiocatore dentro. Perché st ma sta bruciato tutto qua. Stavo pensando, però devo, che devo ricaricare l'arma. E invece non era già carica. Vedi, ma queste cose mi danno fastidio. Io ci faccio caso perché sono pazzo. Va bene, Elena. Che fa? Se ne Ehi, posso toccare? Avvia, se sì. mi pare avvia. Ma ti pare, avvia! Ma ti pare, avvia! Avvia che? Avvia lo sfascia carrozze? Avvia, è arrivato. Ottimista, Aitan. A avvia. Posso aprire qualche cassetto? Quelli che vuole il gioco. Bello, 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 però mi piace molto. Molto, bello. Peccato i mostri... Vabbè. Troppi, troppi mostri all'inizio. Cioè, non c'è stato proprio un build up di tensione come nel 7 invece. Parti, 10 mostri tutti addosso. Mm, che palle perché dovete fare queste cose. Fatemi... Cos'è? Lo voglio toccare. Ah. Wow, dei soldi. Leggiamo. Se, hai, se ne hai bisogno c'è un cacciavite nel portachiavi. Oh, dov'è il portachiavi? Il cacciavite ci serve... Oh, quindi se io faccio Esamina esamina generale, potete trovare qualcosa di utile. Interagiscilo, apro, c'è il cacciavite. Para. Poi è un cacciavite a taglio, quindi potevi usare veramente qualsiasi altra cosa, però... Vedete vede che in Romania non hanno ancora inventato i cacciaviti a stella. A stella! Ah, fantastica! Oh, peperoncino di soverato, buono! Oh, come ho... Ah, quanti... Quanto blurrato, quanto schifoso! Vabbè, e quindi? Come ne esco io da qua? Ok, ah! No, scusami, eh! Mappa, mappiamola. Ah, qua, qua dentro dice che io devo fare cose. Che devo fare? No, no. Io se non mi tolgo i comandi di Dark Souls in testa. Non ne vado. Non vado avanti. Qua posso toccare, aprire, fare? No, ok. Quindi le chiavi saranno le chiavi del, del furgone, no? Sì, c'è scritto. Se magari leggessi. La chiave necessaria è deviare un furgone. Sicuramente manca la batteria, manca la benzina, manca il bollo, manca l'assicurazione. Non possiamo partire, figurati. Uh, what a twist! È partita subito così. Di solito manca tutto. Invece è partita e basta. Ah, non vedi che figata. In retromarcia parti, fratello. Ah, in retromarcia. C'hai ragione, bravo. Quindi c'è il cambio manuale perché siamo in, in Europa. Bella, mi piace. Ok, io ho premuto R2. Quanto sei... Non funziona proprio così, però vabbè. Dai. Perché devo accelerare io? Ma fammi un filmato e basta. Oh. Non è una buona idea se crolla tutto. Ma sei. Non Vorrei. Vor Avrei voluto vederla da fuori questa scena. Perché secondo me era divertente. Wow, che bello il fuoco! È bello. No, non bellissimo. Era bello l'effetto delle fiamme. Del pavimento. Visto così è un po' una merda, però. È un po' una merda, no? È bellino, però. Sembrava più bello. È molto base, tranquillo. Ok. Andiamo, sorella Elena. Mi ha fatto una scaletta, guarda. E non respirare il fumo. Eh, beh, certo. Volevo vedere l'ombra della mano. Se aveva 5 dita. Vabbè, troppo. Spero che la tua famiglia stia bene. Stia bene. Beh, la mia famiglia è rimasta veramente a pochissimi membri. Cioè, io e una bambina col capoccione. Mmm, mi sa che crolla tutto e muore lei, eh. Questa cosa mi sa di averla vista. L'ho vista questa scena. Sì, però. Levatevi da lì, Cristina d'Avena. Sì, però, raga, non. Secondo me cadi e muori. Ne parlate due metri più a destra? Elena, io ti amo. No, a caso. Okay. Eh, beh, sicuramente guarda, ti sei proprio... Papà! Debariva. E gli hai sparato 10 colpi... Vabbè. Venga, eh, io vi saluto, voi fate le vostre cose da papà e figlia giornata papà figlia e io vado on, Ethan, go. Sì però che palle ste cose mamma mia quanto mi fanno rosicare no poverina mi c'era affezionato a Elena mm. Di frase, <ride> ma che frase è? Perché tutti muoiono intorno a me? Ehi là, ciao, Meki, buonasera, buonasera, just... che dici? Don't... Che hai fatto? Sì, sei arrivata nel momento del dramma. È morta, sono morti tutti. Oh, sono morti tutti. Si arrivata nel momento del dramma, ma finalmente siamo liberi, fuori, Whee! Dai, salta. Salta, che tanto sei di gomma. T'hanno tagliato le mani, ti hanno strappato le dita. Vuoi fare quello che vuoi? Credo in te. Beh, sì. Un po'. Mm, ma non ti fa malissimo la mano che c'è in tre dita? Idiota, e lui sbatte lì proprio. Mamma mia, che ansia. Non me le dovete far vedere a queste cose. Le mutilazioni. Schifo. Ok, posso rientrare? Ho dimenticato una cosa. No. Salto. Ui. Bravissimo. Vado un attimo al bagno. Mi chiudo. Ok. Ok, allora. Come siamo messi? Ah, pepepepepepe. Pe, 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 pe. Ricarichiamo innanzitutto. Com'è questo re? <ride> non me lo far dire. Nella, nella live di ieri ho mollato tutto perché l'avevo cominciato a livello estremo. Perché purtroppo ho questo vizio. Ed era rotto. Era impossibile giocare. Per ogni, ogni mostro servivano 20-25 colpi e il gioco te ne dava 6-7. A livello normale... La cosa che mi... Allora, graficamente è bello, l'ambientazione è carina, perché comunque, sai, la Transilvania, insomma, credo sia ambientata in Romania da quello che ho sentito, quindi ci sta, molto molto bello. La cosa che mi è stata molto sulle palle è che tu parti all'inizio senza un vero e proprio build up della tensione, cioè ti sbattono addosso tutti i mostri, tutti insieme. Dicono, ok, questo è il mostro del gioco, tieni, te ne do sei. Hey, Mm, no, non si fa, secondo me. Poi io non sono uno sviluppatore, però no. Oh, cacciavite. Poi un'altra cosa che. Wow. C'era bisogno del cacciavite. Per fare sta stronza, vabbè. Un'altra cosa, mm, un po' troppo come inizio, mi sembra. Sì, 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 sì assolutamente sì. Porta. io sono molto, molto, molto pauroso. Quindi ogni volta che sento un rumore mi spavento. Ah, il marito di Esther. Di... Come si chiama? Eh, Susie, Susan... Come si chiama? Eli... Boh, non mi ricordo. Vabbè, insomma, il marito di quella che... Faccio in tempo a ricordarmi il nome che è già morto. Ma chi era? Non lo so. Forse era Madre Miranda. Posso andare a luttare il corpo come un vero giocatore? Dove sono le tue armi? Avevi un fucile tu. Dammi il fucile. L'hai nato? Dove sta? Dov'è? Scusa, io volevo le sue armi. C'è un fucile lui. Perché non fanno le. Scusa, se sanno che è giocato da videogiocatori, no? E i videogiocatori fanno queste cose, credo. O sono io che sono sadico. Però non mi fare vedere che lui muore e io non posso andare a lottare il corpo. Voglio le armi, voglio le munizioni. Niente, non c'è. A parte che sto per vomitare a vedere l'erbetta. Lasciate fare i video. Ma veramente? Che fast. Oddio la vecchia, che pop. Perché devono sempre mettermi una vecchia in questi giochi maledetti? Perché mi dovete fare sempre questo? Mm. Ok. Mi stava tremicchiando il grilletto destro. È un indizio di spararle in faccia. Ma che bei rumori che fa? Sembra. Possiamo giocare un po'. Allora, dobbiamo andare nella porta dove inserire il cerchio che abbiamo appena trovato. Che è tipo qua, da queste parti, eccola. E ci porta finalmente al castello, diceva. Di... Quello ho aperto io il cancello perché mi spavento. Eeeh, carino, dobbiamo girarlo. Skyrim è diventato Skyrim. Premo X, è andata? Me la dai buona? Sì, bella. Nient'altro che sangue e morte E' eh? una cosa che consigliano Di non mettere la sensibilità troppo alta Sennò diventa uno shooter E fa schifo Questa corda mi sa di utile Posso andare a vedere? Ma nuoterà lui secondo te? Eh? Secondo voi? Nuota? No, cammina sulle acque Siamo... Niente, lui cammina più o meno. Beh, insomma, non cammina sulle acque, ma. Bella idea che ho avuto di andare a fare un bagno in questo posto bellissimo. Oh, posti nuovi, posti molto belli, posti interessanti. Ok. E. Sì. Mm -hmm. Ok, siamo in una cantina. Se beve? Sì. <ride> Vabbè, ma il nostro personaggio è fatto di gomma, davvero. Cioè, gli fanno qualsiasi cosa, non si fa niente. Interagisci. Da cosa l'avremmo intuito che dovevamo toccare? E perché tocco poi? Eccate, pareva. Chi è? Oh? oh, Bloodborne. Se non ci fossero superstiti. Ma perché vola tutto? What the fuck? Un forastero! Questa è una citazione al 4, dai. Dai, questa è la mega citazione al 4. Ma che cazzo! Non ho capito. Il puzzle! Chiudi, ti prego, chiudi perfetto. Ah, che piacere, che bello. È mago? No, è stronzo, non è mago. Ma che cosa è appena successo? Ti prego, gioco, spiegami. Oddio, mi abbevero. is of no real use to anyone else. And my daughters do so love entertaining for us. Mm. Ah, mm. me but fa piacere. My daughters and I shall deliver to you the finest cause of I want to see. He's Mother, you shut the fuck up. What? Where? You mean you'll screw around with him in private? And where's the fun in that? Give him to me. Non lo sto capendo il gioco Cosa sto guardando? <ride> Dai paura ragazzi Stanno decide come Come farmi fuori in pratica Say my name, Heisenberg. Si trasforma. Andiamo a fare metanfetamina? Tutti insieme? Che bello, non vedevo l'ora. Mi affittate un coso, un camper? Andiamo? E non essere c'è uno lì sopra, l'ho visto. Ah, tanti sono. Stai zitto. Ok. Sai sì, che sembra una pagliaccia? Cioè, non voglio fare quello che gi giudica... Però cos'è sta pagliacciata, ragazzi? Sembra, boh, un film della Marvel. che <ride> Simpatico che sei. Cosa devo fare? Scappare? No, 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 non mi fate fare ste cose che ho paura, dai. No, 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 no. no. Eh, Aspetta l'uno, dai Aspetta l'uno, dai Devo fare Oh No, 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 no non, mi fa non mi fate scappare, prego No, vabbè Scappa se vuoi salvarti Run for your life, eh Sapevo Dove vado? Destra, o sinistra E... Destra, vado da lui No, vado a sinistra Posso rompere? Interagisci Rompi tutto, rompi tutto Vai Mm, Mai bellissimo Ma è Bloodborn, veramente. Perché di nuovo lui col martello di Dark Souls 3. Poi. Ah, yeah. Ogni volta che compare la scritta salta modalità foto. Perché sono io che ho paura e tocco i tasti perché non so cosa fare. E il gioco pensa che io voglia schippare il video. Wow, è diventato Gardaland all'improvviso? Olè. E siamo in una specie di arena, no? Ah, vedi, piacevole Ti faccio, lascio, resto, resto qua No, non mi date le cose a tempo che mi mette la... C'ho ansia, io ho l'ansia che mi pervade Dai, rompi tutto Posso guardare però un po'? Vorrei prima osservare loro Ciao Mamma mia, bruzi Bruzzi, madonna Ah ma è pieno di spinelle Via, 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 via Dove vado? Vado di qua? Sei davvero forte come cre... No, no, qua c'è una boss fight sicuro Io sono legato però raga eh, Che boss fight avete? What the Eh, non ho capito Se mi metto qua basso basso non mi colpiscono, vero? No, io queste cose non le accetto. Il trasciometro sta salendo alle stelle. Il trasciometro sta arrivando a livelli folli. I quattro signori, non ho letto perché mi ha dato un trofeo. Posso rileggere per favore? E... Nope, dov'è? Notifiche: trofeo. Scappa dalla miniera. Ah, wow. Trofeo molto impegnativo, per la quale ho dovuto lottare con i denti. E con il sangue. Questo cos'è? Bello. Però i rumori, quando io passo, che non c'è niente, non me li dovete fare perché ho paura. Ah, a proposito di rumori, mi prendo un secondo per fare questa piccola cosa. Perché io mi ero impostato i jumpscare follow. Ovvero, chiunque dovesse mai, per qualche motivo a me sconosciuto, fare un follow. Perché per, magari, boh, è pazzo e lo vuole fare. Dovrebbe partire un jumpscare. Perché prima me l'hanno fatto e non ha funzionato. Quindi ora un attimo di pazienza e lo voglio provare. E sto facendo così. Ok, funziona. <ride> che bello, che bella idea che ho avuto. Bravo, bravissimo, bravissimo. Bravi tutti. Ok, quindi funziona. Adesso c'ho anche un follower in più <ride> che non esiste. Quindi. 28 yeah! <ride> no, Vabbè, ma guarda, ieri nel video che ho fatto ieri, me lo hanno fatto in un momento dove ancora non avevo capito che il gioco fosse così, mh, così action. Quasi, praticamente. Ed ero iperteso. Mi hanno fatto. Il follow apposta perché era un, un amico mio che me l'ha rifatto con un altro account. sono saltato così. Sono un po' saltato. Mi ero fatto la clip da solo, ma non sono riuscito a salvarla perché so, so spasticus, so scarso. Ma se salto prendo le spine in testa. Adria. Ok, posso saltare. No, vado giù. Non mi piace a me tutta questa situazione di spine, però. Eh? Un po' spinosa come situazione. E non vorrei che si attivassero dopo per qualche motivo. Oh, molto buio, però. Ma ci danno una torcia veramente. Dopo? Sblocca. L'hai sbloccata. <ride> Grazie, gioco. Non me ne ero accorto. Ah, vedi sono ancora qua. Che bello. Quindi posso esplorare come piace a me. E eh, io purtroppo non ricordo da dove siamo venuti. Ah, siamo venuti da là. E ho toccato la leva ed è partita Van Helsing. È partito il ragazzo. Quindi io voglio giusto andare a vedere se mi ricordo bene. Sì, 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 sì. Quindi sì. ripremiamo la leva e sto giro magari non ci rompono l'anima e ci fanno fare le faccende. Mi abbasso così passo prima. Vedi, queste sono le cose che fanno i videogiocatori. Si abbassano per passare prima. Fammelo fare, gioco. No, sto giro me l'ha fatto fare. È il 2 che non te lo fa fare, Dark Souls 2. Non ti fa rotolare se la porta non è tutta aperta. Ma quel gioco è stato creato coi piedi, quindi... Non mi stupisco. Ok, allora tu stavi meglio prima, mi me sa. Mm. Che cazzo succede in questo posto? Eh, sì. Domanda lecita. Si vede fluido di là, sì. Io da me lo vedo un po' a scatti per colpa dell'app dell'Elgatto. Però di là da OBS si vede bene quindi Aspetta. allora possiamo andare verso il castello perché tutto ciò era fatto per andare al castello super fluido e vai gender fluid così transizione a nero cazzin oh ma lui è il mercante you, ma sei un amore ma già ti voglio bene is, tranne io che non mi ricordavo come si a chiamava Ah sì, siamo così famosi? Un po' che sospetto. Eh sì. Eh sì, esatto. Sì, però le traduzioni. Ma perché? Perché? Vabbè. Se lui dice and so do you, nel senso anche tu, perché sotto devono scrivere e non è il solo? Dimmi, anche tu, gliel'ha detto a lui che fa schifo, che fa paura. Me lo scrivi bene, per favore? Ok. Ok. Mi inalbero molto per queste cose, purtroppo. Ok. Sono contento. Ma sono delle salsicce. Voglio le salsicce, ho fame. Apri il negozio. Che <ride> brutto, però, che sei, fratello. Eh, posso avvicinarmi più di così? No. Quindi, da lontano. Apri il negozio, ma stai lì. Quindi, volevo vedere. Wow, bellissimo. Sì, lo faccio volentieri. Però. Vabbè. Allora, andiamo. Cioè, ho 2200. Lei. Tekken, è diventato Tekken. Risorse, What? Un bagaglio extra. Ma dove vai col bagaglio extra? Ma questo andrà alla dispoli. Questo è progetto munizioni fucili. Ah, così me le posso costruire come quelle della pistola. Per il fucile di precisione. Quindi, spoiler, ma vabbè, non era difficile. La mina antiuomo che abbiamo trovato prima. Io non so cosa stia succedendo perché è diventato Battlefield. Soluzione medica è la cosa che ci guarisce anche quando ci strappano le dita a mozzichi. Di pistola le posso comprare. Quindi questo è il progetto. Queste sono le munizioni. Munizioni. Questa la voglio. Eh sì, 9000, io non ce li ho, però. Lemi, cos'è lemi? Vabbè, e Grilletto azione singola. Parte di. Mu... Aumenta di molto la cadenza di tiro. Bella lì. Esaurito, coltello. Esaurito. Ah, nel senso, se Non l'avessimo trovato prima perché non era per forza, diciamo. Obbligatorio prenderlo. Lo potremmo, lo avremmo potuto. Lo potremmo comprare adesso. Vabbè, lo avremmo potuto comprare. Quindi, qua me li divide per sezioni. Vabbè, sono contento. Oh, potenziamenti: Ola oh là, là, il duca potenziare le tue armi al giusto prezzo. Come siamo poveri come me, non mi potenzio una fava. E qui invece posso vendere le cose io. Questo è da vendere. Esatto, questi sono da vendere. Di valore, quindi quando dice di valore Vuol dire, insomma, li puoi vendere Vabbè, penso di pistola Ah, posso vendere la pistola proprio, cioè Poi gioco con eh, Il canto una canzone ai boss Ok, conferma, sì Ah, adesso si ragiona Accetta, e eh, non ho letto, vabbè E quindi va Vabbè, stai zitto Per favore, adesso Devi stare in silenzio, grazie Potenziamo la pistola più due? Boh, sì, che ne so sì Sì Va bene Ok Sì 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 Ciao Ok posso andare? Non scendere Ma sei troppo carino Posso guardare le, le tue salsiccette? Cosa vendi da mangiare? Ho fame Quello cos'è? Dei pesci? Mm. Non lo so Fabio Mi sembrano finti Io vado Vedi ho tre dita Posso contare fino a 8. Possiamo contare fino a 8 che insomma c'è già qualcosa. Castello di Mitrescu. Dice con la shk. Ma che tende carine, ma è bellissimo. Che bello. Mi piace molto l'effetto tenda. Tenda molto molto bella, molto bella. Che rose sia qui? No, le Tre Marie. Come la, la marca dei panettoni. Ciao. No. E bello, bello, bello. Cos'è? 5 gennaio. Rednik, consegna di un uomo e tre donne. Madre Miranda, incontro con la signora Dimitrescu. Il duca, incontro d'affari. Vero? Eh, ma io sono un po' nonna dentro. Sono un po' vecchio dentro. Quindi, se vedo i centrini, mi triggero. Apre le porte sempre con il pensiero però, dove c'è una porta aperta io vado? Guarda, piuttosto che andare ad aprire altre porte, non vedo perché. Ok, e qua c'è un borsello con i sky. Non fate rumori, per favore. Ah, è sempre lui che fa i rumori perché eh, premi, secondo me non funziona. È strano, perché. L'input di aprire le porte lo dà da molto lontano. Quindi io quando sono così e mi muovo, in verità lui sta, vedi, sta provando ad aprire la porta. Solo che io sono a 10 metri. Questa cosa mi fa schifo. Però sono io che sono purtroppo molto esigente e molto schizzinoso. Anche qua, perché un cassetto sì e un altro? No, basta. Basta, se no. Non finiamo più. Tu mi ricordi qualcuno? Mm, no, non ci assomiglio. È chiusa dall'altro lato, ragazzi, però che palle. La mappa mi mostra anche l'interno dell'edificio. Bella lì. Beh, giustamente. Oh, ma me già che non posso spaccare i vasi. Ehi, ma scusami. <ride> ma veramente vai, l'ho appena detto. <ride> ma per quale cazzo di motivo? Scusami. Allora, aspetta, mi sa che ne ho lasciato uno prima. Perché? Perché basta. C'era un altro vaso prima, l'ho visto. Eccolo. Gioco dell'anno, ma perché? Però oh, anche qua, per noi giocatori, se mi metti un vaso, me lo devi far rompere. Quindi, già hai impreso. Dovevi fare il voto dinamico come facevano Cosi con Cyberpunk e QDSS, che era una cosa molto molto carina. Faccio il voto dinamico, anch'io. So che poi dicono: Hai capiato, hai capiato. Vabbè, scusate. Allora fatelo voi, allora siete bravi solo voi. Questo cos'è? Ok. Ma è bellissimo. Purtroppo sono un feticista dell'arredamento, quindi. Controllo tutto. Yeah. Ok. Oh, Qua è chiuso? No. Nice. Chi mi sa distanza sicura? C'è un salvataggio? No, però leggiamo. Labirinti di Nosthine. Norstein, un artigiano del XIX secolo, labirinti... Ok, quindi lui è un artigiano, pensavo fosse un posto. Fu bandito dalla sua terra in quanto eretico, in quanto erotico. Vagò a lungo prima di stabilirsi in un remoto villaggio. Norstein creò quindi quattro labirinti. Il castello... No, no i labirinti no, io sono... Già c'ho la labirintite di mio. La casa sulla collina, la ruota idraulica, la torre di ferro. Concluse le sue opere, si tolse la vita sbarandosi così, a caso. Bella, fatto bene. Ogni ogni labirinto è unico e necessita di una speciale sfera di metallo per funzionare. Ok. All'interno sono contenuti i resti cristallizzati di quattro esseri umani. Che bella idea. Che pare fossero le adorate mogli di. passai un amore. Le labirinto sono. Ok. Quindi lui ha cristallizzato le mogli, le ha messe nei labirinti. E chi le trova sarà il loro salvatore. Ah, quindi dai, ho già capito, cioè non è, ci vuole essere il genio. Se faccio sta gag e apro questo, questo lo vendo al grassone, al panzerotto che mi dà le, le armi belle. Lo che non ho la sfera, posso metterci la foto di famiglia? Non posso. Quindi facciamo sempre il nostro salvino, bella. Ok, quindi questa come avevo intuito, non so perché, mi dava, mi puzzava di safe room ed è una safe room, quindi. Beh. Ma è sangue o è il tappeto fatto così? No, è il tappeto fatto così. Allora, it's time to mappa. Quindi, quando è blu, abbiamo detto, vuol dire che abbiamo fatto tutto. Quando è grigio non abbiamo esplorato. Enorme. Quando è rosso, vuol dire che ci siamo entrati, ma manca qualcosa. Quindi direi di andare. Solo che non vorrei fare affidamento sulla mappa. Dice aprendo la mappa. Perché vorrei capire. Non mi piace giocare aprendo la mappa ogni tre minuti. Quindi piuttosto faccio avanti e indietro 10 volte, ma me la. Me la studio bene. Non fare rumore, grazie. Me la studio in maniera più diegetica. Un po' più diegetica. Quindi abbiamo visto tutto. E si può andare a vedere qua cosa c'è. Qua si legge. Con quale calligrafia? Restituisci le maschere agli anni. No, io dovevo leggere. Io stavo leggendo però. Quanto veloce. Eh, sapevo. No, cercavo l'uscita. Cercavo l'uscita. Metal Gear Solid? Pain! Nope. Uh, il falcetto, bello. Ma perché? Perché? Ma perché? Ma perché a sto poro stronzo dovete fargli sempre male? Ma fa malissimo, fa, ma fa malissimo quella cosa, fa malissimo. Fa non cammini più. Ti fai una cosa così, non cammini più. Non è che forse, eh, ma sai, la, si mette il coso lì, la soluzione medica. Ho catturato una preda per you te, Madre so <ride> No, lei è Lady Nimitrescu. È alta una quaresima, tenta la testa quando ti alzi. No, è tutto a livello, wow. perfetto. La cosa non riesco proprio a capire io. Questa, uh, questo meme di ah, che figa che gnocca che è, regà. No, cioè, no, questo è, vabbè, non voglio, basta, non voglio fare polemica perché poi finisce che divento antipatico. Ma sì, ma che cazzo te frega? Ma tanto, ma sì, vai vai, ma tagliamela proprio la mano, tanto che ci faccia, no? Sta di che so vecchio, a ah, Madre Miranda o come. No, lei è il Dimitrescu. Ma for everyone. Hmm. <ride> Ma basta! Basta! Oh, be careful what you for. Ma che piccoline che sono loro. Cos'è? Ma come fa a essere ancora sveglio? Ma come fa a essere ancora vivo? Però sì, se la vogliamo buttare sul. Ok, eh, come fa a essere ancora sveglio? Come fa a essere ancora cosciente? Ok quindi, finito il gioco? Io sto qua, alla fine è bello, mi piace. Devo fare? Arriva il Deus ex machina che ci salva. No, io stavo guardando in alto. Non mi girare la telecamera per forza. Vabbè, dai, cosa, cosa devo guardare, dai? Aiutami, gioco, perché non sono capace. La leva. Come la premo? Coi piedi? Gli tiro una scarpa. Beh, e quindi. Ok, e. E cosa, cosa devo fare? Crea una soluzione medica, intanto. <ride> mentre, mentre sono appeso, crea una soluzione. Con la calma de... Devo andare via prima che torni, no? Eh, fai così con la mano, no? Funziona? Troppo, troppo D-Max ho visto, no, non funziona. E eh, vabbè, ah, X. Ah, oh, una soluzione medica. Meno male. Che fortuna. Ah. Piu. Meno male, guarda. Stavo per dire, cazzo, non potrei più usare le mani. Invece, meno male. Che fortuna, oh figliolo. Ma beato te che hai trovato questo succo di frutta. Eh, adesso sì che sto bene. Adesso sì che sto bene. Qua molti libri senza... Bella, bella. Mi piace, mi piace. Vabbè, io non devo, non devo parlare. Non devo parlare perché sennò poi finisce che... Lo rimando ad Amazon. Allora, C'è il corriere qui sotto. Perché quando me l'ha consegnato, guarda, non so se mi piace. Puoi rimanere sotto. Quindi lui è qui sotto. Sta qui sotto col furgone. Che aspetta il mio ok per dirgli, ok, non mi piace, te lo puoi riprendere. Quindi diciamo che... Non ho riflesso. Wow, che bel gioco. C ho l'ombra, ma non ho riflesso. Ma stai scherzando? Vabbè. Oddio, che paura. Non l'avevo vista questa. Quindi vediamo se mi piace. No, tanto. Lo dicevo anche, cioè, lo, so, lo stavo dicendo prima, ho giocato a tutti dal primo al 7, um, non vedo perché non, non giocare anche questo. Eh, questa cosa l'ho vista nella demo. No, non ricomincia per l'amor del cielo. Anche questo è brutto. Che gli oggetti chiave siano in un uh, reparto a parte della valigetta. Vabbè, ma perché avete fatto sta cosa? Proprio pigrizia questa. Qua c'è un occhio dentro, l'ho già visto. Ah no, non è vero. <ride> Mamma mia, lo zoom, però. Tra l'altro, però, bellissimo. Bello, 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 Posso toccare, posso, posso svitare, posso, posso fare. La fisica dei pendenti, sempre che siano pendenti, non esiste. Vabbè. Ok. Ah, scusa, però, fammi leggere, perdon. Il calice da vino. Ah, di valore. Ah, quindi questo lo diamo a. A ragazzo felice. Questa è una leva, sì. Sì, è una leva. Non è che serve per il fuoco per qualche motivo, no? Tra l'altro, eh, in teoria di storia dovrei andarmene via in fretta. Io sto qua che guardo i bicchieri. <ride> che bel bicchiere, con la, la, la mano aperta, senza dita. Che bel bicchiere! Lo potrei vendere a quel ragazzo? Mm, sì, bella idea. Eh, che schifo, cos'è? Stavate bevendo. Be Purtroppo sono. Ehi, qualcuno si è denudato qui. Uh -huh. Purtroppo sono così. Mi piace esplorare in maniera meticolosa. Questo tipo di gioco. Ah, qua ci dobbiamo andare, per forza. Interagisci, è chiusa. Ah, è aperta. Oh, che bello. Ma la mano è bagnata perché mi sono spruzzato quella cosa bellissima. No, beh, ma fantastico. Però non ho i piedi. Però no, Non riesco a guardare più giù di così. Va bene, e qua è chiuso per forza. Chiuso dall'altro lato. E qua c'è un quadro, voglio vederlo. Il raccolto delle fanciulle. Ma io ho ancora le armi, tutto questo. Ah, che gentili. <ride> Grazie. Come siete gentili. Andiamo in giro con questa, che mi sa di, di più sensata come faccenda. Ok. Oh no, momento Metal Gear Solid. Mamma mia, ho oh, i topini. Ho detto appena adesso momento Metal Gear Solid. C'è una scena nel 4 che è identica, e nell'1 anche. Scarti arrugginiti. Mm. Andiamo piano piano. Senza fretta. Lei cosa vuole? Un anello, posso rubarlo? Ehi, ma. Ma questa bambina è uguale a... alla nostra figlia, identica. Cioè, Me ne accorgo io, non se ne accorge lui che è il padre. Che Padre di merda che sei. O oh, me ne sono accorto io che è tua figlia quella nel. O hanno un modello di bambina e non è per niente di loro, sta cosa che. Aspetta, voglio vedere. Oppure c'è qualcosa sotto e lui non se n'è accorto. Mm. E questa bella gente? Sento vibrare. La lavatrice, sembra stiano avviando una lavatrice. Sì, sì, è palesemente la lavatrice. Apri e troviamo dentro un fluido chimico. Mentre qua c'è una bella signorina e Aspetta, posso rompere anche questi i vasi? Oh, sì, posso rompere i vasi. Allora vai. Vai, vandalismo, vandalismo, vandalismo. Vai, spacca tutto, ma che te... Ah, vedi? Ho trovato una cosa. Bello. Forse è un po' nebbiato dal dolore <ride> della da squarciata. Beh, sì. Forse, però. Potrebbe essere una chiave di lettura. Ma secondo me è semplicemente un padre un po', un po assente. Dove hanno portato Rose, a proposito? Allora, qua devo ficcarci qualcosa. Metterci la foto? No. E... Questa scala mi sembra proprio dire... Ah, io stavo leggendo, tra l'altro. se Per favore, mi fai leggere. Questi sono le maschere agli angeli. La porta verso la salvezza si aprirà. E addirittura... Allora, fammi fare un giro sulla tua vespa. No? Fammi creare queste e fammi esaminare questo. Dove l'occhio si stacca. Questo l'avevo visto. Occhio rosso. Quindi l'anello, così, ha staccato l'occhio e l'ha lanciato nell'iperspazio. Mentre questo è una pietra rosso sangue che ha l'aspetto di un occhio malefico. Esamina. Wow, che trip. Bella. Ma cosa ci faccio? Beh, la devo dare a qualcuno. La vuoi tu? No. Questo è senza un braccio. No, è cioè molto, molto magro. Un ragazzo magro. Beato lui. Va bene, e eh, noi siamo venuti da qua. Questa è la safe room, tra l'altro, fammi dare una salvata. Oh, che paura, Cristina d'Avena! Ma chi cazzo ti aveva visto a te? No. Nope. Perché non ho fatto così, sto personaggio? Molto Little Nightmare, tra l'altro, lui, eh? Ok, mi sono distratto. Ok. Sì, sto. No. Va bene. Allora, ti vendiamo il questo. Sì, ah, così e così. E sto. E direi di comprare, sto giro, il progetto per le munizioni del fucile. Sono d'accordo. Oh, nuovo cliente, cosa vuol dire? Già l'avevo fatto prima però va bene grazie per il trofeo dato adesso e compriamo no per le mine mi sembra un po' eccessivo e posso potenziare qualcosa la cadenza di tiro non mi interessa cioè mi interesserà dopo la velocità di ricarica è proprio zero la... questa no invece di questo posso fare qualcosa no allora i soldi mi spiace ma me li tengo grazie qui non, non è la palla che devo mettere beh? no è proprio una sfera ha detto quindi una sfera in particolare. Dai, andiamo a fare Rambo. Andiamo a rambeggiare. Convenientemente dentro un cassetto, vabbè, basta. Sblocca. Oh, guarda dove siamo. Dove stiamo? Ah, ok, ce l'ho, ce l'ho. Ho detto non voglio usare troppo la mappa perché sennò non me lo imparo mai e non è divertente. Il fuoco fa un rumore molto molto bello. E qua c'è qualcosa? Niente. Lasciamo i cassetti aperti perché siamo dei maleducati. Un vaso! Cupi mm! di vasi maledetti. Una tazzina! No. Interagisci. Vabbè, quindi? Scusami? Ok? E quindi Devi farmi vedere. Me ne ero già accorto prima che avevano bevuto qualcosa di tendente al sanguigno. Non c'era bisogno di farmelo addirittura fare così. Ma c'è una borsa. Uomini col borsella. Quindi, qua abbiamo sbloccato. Lì è chiusa dall'altro lato e non ci resta che piangere, e non ci resta che salire. Usando sempre la massima prudenza. Che fastidio il grilletto della PlayStation 5 che è lentissimo da premere. Wine room, se beve? Dai, eh. mi gusta, mi gusta. Imbriagiamo se. Eh, Lei voleva la bottiglia, non volevo quella cagata lì, però. Le tecniche di produzione del vino del castello di Dimitrescu risalgono al un secolo, molto prima. Beh, chi se ne frega, allora, Dimitrescu. Al ah, sì, Alsina Dimitrescu, tra Lady Dimitrescu, ha aggiunto a questa tecnica il suo peculiare tocco che dona al vino un gusto corposo. Mmm, chissà cos'è. È il sangue delle vergini, esatto. Lo conserva in una speciale bottiglia decorata con intricati motivi d'argento. Lo vorrei assaggiare. Cos'è? E eh, manca la bottiglia però. Eh. Qua devo metterci la bottiglia che fa una cosa bella dopo. Tu chi sei? Sempre quello di prima. Quindi l'hanno prodotta in serie queste foto. Allora, qui è la stanza del vino dove ci mettiamo la boccia di vino dopo. E eh, famo festa. Andrei al volo di qua a esplorare sempre lo stesso quadro perché la fantasia questa sconosciuta qua è chiusa dall'altro lato ormai ho okay. sembrano i bagni cioè hanno la, la cosa del bagno Dell'autogrill non è bellissima come soluzione però mm. un vaso muori mm. un altro vaso muori mm. È pieno di cose questo gioco. <ride> Io vado senza guardare. Ok. Ok. È sempre il fuoco che si sente da qua sopra. Uh, qua ci va l'occhio, dai, per forza. Qua ci va l'occhio, per forza. Ma ovunque c'è roba, ma è incredibile. Crea una... questa, ok l'altro scusa un attimo ah esatto non sono infiniti gli spazi posso metterli in maniera come si fa a spostare sposta col quadrato scusami se lo metto qua dove va non ho capito l'ho buttato no non mi dire che l'ho buttato oh mio dio oh, mio dio il mio cuore si è fermato non lo voglio sapere cosa fa quella cosa Occhio rosso. Posso mettere la foto? No. Occhio rosso. Mm. Tocca, lui tocca. Tocca tutto con ste mani. Altro che sfarzoso. Ehi là! Io già qua ero svenuto. Ma perché? Perché? No. No, 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 no. No, non voglio. Posso entrare qui? Posso mettere la foto? No. Mm. Posso entrare? Chiudi, chiudi la porta. Come se servisse a qualcosa. Posso nascondermi in un abito da sposa? E quando quindi? No, 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 perché? Perché mi fai questo? No, 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 no. Au. Fobia per farfalle e falene si sta divertendo molto. Guarda, io paradossalmente ho più paura delle farfalle che delle falene. Sarà perché dove vivevo prima, a Verona, avevamo un giardino molto bello con le lampade fuori ed era pieno di falene. Non mi facevano paura. Le farfalle mi fanno un po' schifo. Ho avuto un trauma qualche... Due anni fa, quando sono andato a Genova, all'acquario di Genova, che c'è la parte con le farfalle... Uh, ti volano addosso... Uh, Madonna, Santissima. 9 giugno 58, oggi è stato il primo giorno di lavoro al castello, <ride> di quel che ne capisce, sono rimasta di stucco quando ho scoperto che le dipendenti sono tutte donne, E questo mi ricorda una cosa successa ad una mia collega che, vabbè, siamo perdere. ma sei una donna, eh sì, sono una donna e quindi, la signora del castello e le sue figlie hanno promesso solenemente di non mordere, è stato molto strano, sono trascorse due settimane da quando ho iniziato a lavorare nel... al castello e mi sento un po'... Spaventata, Adela, un'altra domestica, ha fatto un errore. La signorina Daniela l'ha salita Tagliando il viso con un coltello. Ok, ci sta. Ti avevo detto il parmigiano col tonno. No, cazzo, vieni qua. Di notte sento l'eco di lamenti, come se i corridoi fossero infestati da fantasmi. Voglio tornare a casa. Non so cosa fare. A cena le signorine si lamentavano del caldo soffocante. Quindi ho aperto la finestra solo uno spiraglio. Chiudila, chiudila subito! Hanno urlato in coro, tutte quante. Ho il terrore che mi rinchiudano per sempre in cantina. Non so cosa fare. Ok, mi dispiace. È un casino, quindi mi dispiace per te. Giusto una cosa, non mi sono... Come si chiama lei? Non Adela. Adela è l'altra domestica e Daniela è un'altra domestica ancora. Quindi come si chiama questa tizia non è, ma probabilmente non sarà già morta, quindi... No è importante! Che passa a chi? Uh, c'è della musica, della fine musica classica. Mi ficco? Mi ficco, mi ficco. Mi ficco ovunque. No, non voglio ficcare, mi posso tornare indietro? Sì, posso. Mi avvomito queste cose in prima persona che... Saltella. Ok. Ma dai, ma è altissima. Quanto è passato? Un'ora e mezza e infatti la sedia comincia a dar fastidio. Purtroppo ho scoperto con, eh, con eh, sdegno che l'Ikea è chiusa. Ero andato stamattina per vedere di comprare la sedia e invece è chiusa. E io piango. Piango molto. Perché spa è sempre la stessa cosa. Lui si avvicina alle porte e le tocca ma io sono lontano. Questa cosa fa vomitare. Poi per chi è caga sotto come me, non ve lo dico. Allora, uno sano di mente non andrebbe dove è andata lei. Infatti è chiusa. Non ci avevo neanche provato, guarda. Uno sano di mente andrebbe qua. Mi piace molto di più questo tipo di esperienza paurosa. È lì è aperta, dai. Eh. Perché qui da noi no? Bastardi. Proprio con convinzione stamattina. Mi trovo così, la porta così chiusa. Pure le a chiuso, tutto chiuso qua a Roma. Maledetti. Oh, ma è bellissimo. Ma c'è una fisica! E le ombre? Si muovono accordingly? Wow, bello. Beh, e a parte giocare con le lampade. Ah, ma siamo. Ma siamo bassissimi, scusami, non ho capito. Siamo dei nani. Oh, perdonami. Trust in Light. Credi nella luce? Quindi che devo fare? Non ho capito. Devo farla arrivare lì. So che c'ha della fisica. Io la, la fisico. Ah, devo accenderle così? O lo sto. Ma eh, vabbè, ma chiamatemi. Cioè, il quoziente intellettivo incredibilmente alto oggi. Come mai? Come mai? Non è che ci volesse un genio. Oh, faccio. Entro. Che buissimo! Vede una sega? Ah! Ma scusa, ma ce l'hai sempre avuta una torcia? Ma brutto idiota. Vabbè, 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 dai, vabbè, vabbè. 9.2, multiplayer.it, vabbè, basta, basta. Qua sembra proprio qualcuno sbattuto, che c'è la sagoma della testa e del braccio. E una strisciata verso... Ah, il bagno, vedi? E' uno che deve andare al bagno velocemente. Dice, no, cazzo, andiamo a cagare. Qua, un piacevole strumento... Di tortura interagisci ma cosa interagisci cosa ma cosa interagisci questo inter basta che interagisce questo che cazzo che frega ah cosa c'è ok vasi questa mi sembra fosse la primissima demo che giocai su playstation qualche tempo fa che era giusto una demo tecnica per farti vedere cazzo ora. quanto cazzo è bello no vabbè troppo bello però Ecco, se in questo momento qualcuno facesse il follow io salterei dalla sedia. Questa passione che ho per andare a vedere dentro i bagni io me la devo un po' togliere. Ok, c'è un foglio, lo leggiamo? Lo leggiamo, ma prima... Ok, una siringa, vai. Candidate Irina, Michela, Michaela, Lois e Ingrid. Scartate, Dandora, Greta, vabbè chi se ne frega. Meglio, Bianca anche... Ok, vabbè, grazie. È importante sapere i nomi, devo imparare a memoria. Mi interroga dopo? No, e allora non me ne frega. Ma quelli che si lamentano di... Eh, che si lamentavano di... Eh, ma che palle Resident Evil l'hanno fatto in prima persona? Che brutto! Tra l'altro con la pronuncia di quando avevo 12 anni Resident Evil, però. Come Tom Rider. Ma che problemi hanno? Cioè, ma quanto è più bello in prima persona questo gioco? Quanto è più bello? Posso toccare? Ma c'è una mappa che mi fa capire dove cosa sto facendo? Questo lo posso prendere? Quanto Bloodborne sta roba qua? Allora, io mi ricordo nella demo c'erano delle tronche... Porca! C'erano delle tronchesi. Raga, però no, i rumorini. I rumorini no, ragazzi, i rumorini no. I rumorini no, ragazzi, per favore. Mi scordo sempre che posso fare il Perry. Perry. Fai il Perry. Affrontalo. Cos'è? Ok. E senza paura. Allora, se uno di questi maledetti si anima, io infarto. Scarti di metallo. Di metallo. Meta di, di metallo più grandi. Perfetto. Fare il doppio Perry. Probabilmente sì. Posso toccare? Allora, c'è uno che fa versi. E questo lo stiamo sentendo tutti, no? Quindi il gioco sta per metterci... Qua, così. Sta per metterci a confronto con... Oh, ciao Bella! Ma sei un amore! Ma c'è una spada! Ma siete tante! No! 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 Perché è diventato improvvisamente Dark Souls? No, 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 no. no. Anzi, Bloodborne. Sembrano dei nemici di Bloodborne, queste. Muori. Mortacci tua. No, coltello, coltello. Affrontali. La batteria si sta scaricando. Affrontale con la batteria scarica. Posso avere la tua arma? Oh. Ma te sei deficiente. Perry. Eh, bella. Io sono il maestro. Ok, la batteria si sta scaricando, quindi stacchiamo il cavo dalla No, aspettate, signore, signore, adesso vengo a giocare con voi, ve lo prometto. Mi carica sto cesso. Ok, vai. Easy, easy, easy. Ci siamo, ci siamo. 45 colpi, ma è veramente diventato Battlefield allora. Eh vabbè, allora non abbiamo più paura di niente, vai. La sento vicino a me. Oh, Cristina d'Avena. Quick muori. Fai il favore a papà e ti fai da parte, grazie. Troppo, troppo. Cos'è? Pompa artigianale. Ma cosa cazzo è diventato questo gioco? Ma perché è diventato così, così arcade? Le bombe, le cose. Vabbè. Poi io dico, non poteva fare semplicemente paura senza neanche troppo sparare. Però io giochi così, non li gioco perché mi cago sotto, quindi ben venga che sia così. Ci ficco? No. Non mi ci ficco. Sta salendo la musica di tensione. Cosa deve succedere? È sempre più in alto e sfuma. Vabbè. Bella. Però allora, mi sta andando veramente un sacco di risorse. No, 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 no. No, 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 no. Tra gli l'altro, gli altri Resident Evil avevano la cosa che ti giravi di 180 gradi instant. Questo non ce l'ha. Mm, peccato. Peccato, però. Oddio. Ma perché devi essere cattivo? Sì, ho capito. Ho capito, gioco. Posso creare le munizioni. Dai, toh. Ta, ta, to, toh. To, to, to. Così sei felice. Le ho create? Oh, sei contento? 3. Wow, grazie. Con Collana di Ingrid? Ah, quindi lei è Ingrid. È una di quelle scartate. Quindi queste, giustamente, sono le ragazze scartate. Ma da dove sei uscita? Ah, dal buco. Pensavo fosse un bug. Proficiency. Ma ah, sei ancora viva? Eh, ti, ti finisco a coltellate. Ma per chi lascia non la posso prendere. La vorrei. Ma scusami, sono infinite o prima o poi ci lasciano in pace, no? Perché mi sono un pochino rotto la favas di giocare con le ragazze di Porta Venezia. Sì, ho deciso... Ok. Ma perché devi farmi... Perry? Sto staccandogli un braccio. Ma tanto ormai. Spingi via il nemico. Spingi via il nemico. Spingilo via. Mm. Spingo. Cioè che questo non fa bene. Fai il favore e muori. Poi è molto... Molto bello il modo in cui si para. Proprio come, come farei io. Così. Ok, posso curarmi? Ma non serve, ma siamo dei draghi. Basta, non ho più paura di nessuno. Questo gioco è diventato improvvisamente facile. Abbiamo 100.000 colpi. E continua... Interagisci? Posso mettere la foto? No. Non è che potrò mettere quella foto da qualche parte, non vedo l'ora. Prima me la levo dall'inventario. Sono Cassandra... Ah, sei solo Cassandra. No. Ah, beh giustamente io, cretino, che dico, oh, c'è un cancello, non puoi passare. Cazzo. Allora, mi sembra abbastanza evidente che non. non senta dolore lei se le spariamo, così. No, perché fai questo? Bella che sei. Parliamo dopo. È chiuso e quindi che devo fare? Mappa. Ok, devo semplicemente sconfiggerla? Affrontala! Affrontala, affrontala. Non avere paura. Affrontala, non mi faccio niente, ma è ovvio. Eh. Forse col fucile a pompa, non vedo come però. Proviamo. Che strumenti preferisci? Il flauto. E la chitarra. Posso posso andare? Sono mosche, Cosa sono. Uh! Oh. Ignorance is bliss Vedi che bella frase che ha detto E invece lui cos'è che ha detto? Quanta ignoranza Traducimelo come cazzo ha detto lei L'ignoranza è una benedizione È bellissima come frase Ma senti, ma perché devi farmi male? Perché devi darmi fastidio? Cosa non sto a capire? Tesoro, io vorrei andare Quindi se sei d'accordo... Ah, oggetto! Prendi, prendi, prendi e scappa. Prendi e scappa. Quindi non avevo capito il pattern. Adesso me la trovo davanti. Tra 3, 2, 1. Hey! No. Lo voglio. Lo voglio. Vai, scappa. Ricarica. Prendi l'oggetto. Il sangue molto è molto. Quando lo prendo ancora io. Ok. Beh, sì, penso che sia così. Non lo so. Non, non frequento. Non c'era bisogno. No, i colpi miei, i miei colpi, i miei colpi. I miei colpi li decido io se li usi o no. Eh, lei, vedi? Vedi? È allergica all'aria condizionata. Lo sapevo. E anche a me fa dà molto fastidio quando c'è l'aria condizionata in ufficio troppo alta. Cosa stai facendo? Oh, ah, frate. Trofeo, voglio leggere. Spingiva un nemico dove aver fatto il suo attacco in modalità storia. Quindi cioè, ho fatto veramente un parry? Beh, 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 beh. beh. MVP. Muori. Dai una capocciata Portacci tua Mori E mori Ma... Vai via Vai via Lasciami stare Lasciami stare Perry Perry No, non ho fatto il Perry ah, Insomma, mi sembra abbastanza evidente Che non si possa giocare con te Quindi io andrei, guarda Prendo giusto questo oggetto Mi guardo giusto intorno e mi blocco qua Ma ti fai da parte Che devo fare? Mi devo mettere qua davanti alla finestra? Metto qua Ah sta morendo devo, 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 devo fare questo però Devo fare questo Devo curarmi Adesso tu muori Ah se muori Ah se muori Però non fare il dribbling Non sei Ronaldinho Ronaldinho Perry, Perry, ho fatto ho fatto Perry. Muori Just die, please? Uh, uh, behave! behave. <ride> Ma lasciami in pace, perché questa... Perché questo gameplay, raga? Perché? Ma non mi dribblare. No, non, non give up, io. Give up, a tu, brutta merda. E up, E up, te prego! Oh, e dai! Eh. Ma fanculo! E mori! Bellissimo! Busto cristallizzato, quindi ho sbagliato a vendere il cranio? No! Nice! Momenti di alta tensione e gameplay sopraffino! Allora... Raccogli, ah, questo è il vino delle vergini di Maria. Mm, manina con tre dita, però. Sanguis Virginis. Ok, e ne hanno mandata un'altra in cantina. Aveva solo recitato un po' di zuppa. Era quella di prima, quindi hanno sfregiato il volto. Tutti sanno cosa succede a chi viene mandata in cantina. Non si fa più ritorno, succhiano via tutto il sangue. E la tua anima è condannata a vagare per sempre con i proprietari del castello. Abbiamo avuto a che fare. Minchia, pesante. Pesantissimo. Cosa fate voi? Salame? La provola? Dei topi! Cos'è sto schifo? Che animale è? Ma fai schifo tu, scusa? Ah, posso anche stabbare, posso anche fare zicca zicca. E quando mo dici, gioco? Perché lo devo scoprire? Io non me lo puoi dire? E Così fai normale, ma se ti pari fai... zac. Bene... Scopriamo dopo tre ore di gioco. Va, dai. Piantina verde e abbiamo letto. Possiamo proseguire. Era una... Può essere facile da scassinare, va bene. C'è di bello qua. Ma scusami, adesso no. Io non voglio essere per forza, per forza critico con questi giochi. Ma io perché devo trovare una valigetta con dentro un pezzo di arma da fuoco? Ma perché non c'è un altro modo per farmelo fare? Perché il freno di bocca? Ma neanche in Call of Duty c'è sta, sta roba. Parti, modifica, cosa devo fare? Equipaggio: es Esamina per pistola, ok, indietro. Monta parte, la montiamo sul coltello. No, sulla pistola Armaiolo E stato di avanzamento 12%. Perfetto, sono veramente euforico. Adesso abbiamo l'arma con il freno di bocca. Che cos'è che fa però? E mica ho letto cosa faceva. Cioè l'ho montata così, ma non so cosa fa. Ah, un grimaldello, lo voglio. Dammelo. Dai, apriamo questa, questa stronzata. Interagisci. Cosa mai dovremmo usare? Una bomba? Anche, ma anche il grimaldello. Wow, neanche un minigioco per aprire le porte hanno messo, che bel gioco. Angelo di legno, avanti. Sai cosa mi sta sulle palle? Che non possa leggerlo subito ma debba andare qua. Di valore, quindi... Eh, questo stratagemma di mettere il di valore tra parentesi fa sì che io perda completamente interesse per quello che raccolgo. Grande, anche questa è una bella scelta di design. Ti fanno subito capire che sono oggetti... Io vedo le facce ovunque, questa a me sembrava una faccia. C ho quel problema di vedere le facce dappertutto, io, eh. Mi sa una faccia tantissimo. Guarda che carina. Non ci stiamo concentrando sul rompere i vasi, però. Mi sa so che me ne sono perso qualcuno. Tipo Poi la madonna, che esplosione. Ah, perché ho aperto la finestra? Ma veramente? Wow! Questo è bello. Questo è molto figo. Questo è veramente bello. Non me lo aspettavo. Bellissimo. Bravi tutti. Bene, quindi devo. Per favore, a qua sarebbe una chiave. Devo mettere la bottiglia? No. E da qua veniamo. E qui sblocchiamo la porta. Barababà. E abbiamo trovato la bottiglia da mettere nella stanza del vino. Solo che non ci faranno arrivare, perché ci sarà sicuramente qualcuno a impedircelo perché il gioco è così, credo. No, posso andare tranquillo? C'è qualcuno qui dentro? No. Non c'è nessuno. Vai. Sanguis Virginis. Sbem. Wow. Ma perché... Vabbè. Perché è diventato... Indiana Jones. Polvere da sparo. La prendiamo... Ma sono enormi queste bottiglie o so io che sono piccolissimo? Cioè, sono da due litri? Bevono qua in campagna. Apri. Una chiave. Stavo provando a girarla, in verità stavo girando. Allora, leggiamola. Oggetti, chiave del cortile. La chiave che apre la porta della sala da pranzo che affaccia sul cortile che è al mercato mio padre comprò. Adesso abbiamo un freno di bocca, quindi non abbiamo paura di niente. Quindi la chiave del cortile mi sa che è qua. Ma Dio santo. Oh, ma perché devi rompere i coglioni? Ah, il gioco ci ha insegnato che loro muoiono se stiamo dove entra il freddo. E non è qua. Dov'era che entrava il freddo? Era a destra. Di là. Quindi mi fai passare? Guarda io passo, guarda, non ti do fastidio. Passo un attimo. Tranquillo. Sì, sì, dopo beviamo, amore. Dopo bevi. Ecco. Ecco, Viecce, viecce. Ah, ora posso uscire. Ah! Fanculo. Fanculo. Adesso non esci, eh. Oh, oh, oh. Adesso non esce la signora. Cosa c'è sopra? Cos'è sta roba? Una foglia brutta? Sì. Bello. È una brutta foglia. Cortile. Dove? Allora, il nostro focus. A parte trovare la ragazzina col cappuccione, è dare le maschere agli angeli. Non dimentichiamolo. usare questa? No. E dare le maschere agli angeli. Quindi trovare le quattro maschere. Per ora ne ho, ne ho trovate zero. Il portone è il portone finale dove si scappa alla fine. Quindi cerchiamo ste maschere. Per... C'è scritto: Se trovi le maschere, avrai la gioia eterna, una cosa del genere. La gioia Tauro. C'è un graffi sulla mano. E là. Ciao Dimitre, tappo. Che sono? c'è un oggetto. Ah, scusa, sono a corto esatto di, di sta roba. Quindi creiamola e eh, bella. Mio. Sì, lo, lo so, lo so, lo so, gioco, basta. Gioco, basta. Crea le munizioni. Oh. Contento, adesso ne ho 6. Oh, che bello, siamo molto più forti. Chi è che parla? Ne occupiamo tra un po'. È chiusa? Perché è chiusa? Perché sì. Interagisci? Cosa serve qua? La chiave del leone? La foto di famiglia non funziona. Una mappa? Uh, la prendo volentieri. Tutto il quadro! <ride> Se lo metto in tasca così, Ma che cazzata. <ride> Scusate, no, mi fa ridere. A me ste stronzate mi fanno troppo ridere. Oh, la mappa! Stac! Comoda da portarsi dietro, sì, sì. Vabbè. E niente, io. Purtroppo mi diverto con poco. E vado dentro. Eh, il bagno! Eh, ci avevo preso, eh. Quindi ce l'ho. No. Ma non è un bagno normale, mi sa che è. Porca. Interagisci? Cosa posso fare? Posso rubare? Tocco? Tocco tutto, non posso più toccare? Cosa fa? What? Mamma mia. Gli enigmi. Mamma mia. Gli enigmi. Che bello. Che bello. No. Non è bello perché ci sono pochi enigmi. Ma va a cagare. Io li odio. Gli enigmi di questo gioco. Cioè. Non è che li odio per qualche motivo. Li. Mi danno fastidio perché sono. Buttati là. Ma che estra. Ma chi mai in casa avrebbe una cosa del genere? Ma ah, vabbè. Scusa. Che devo fare? C'è qualcuno che mi spiega? Tipo te? Le donne conversano deliziate dal signore a cavallo sono corteggiate. Quindi le donne devono guardarsi, il signore col cavallo le deve tipo circuire. Quindi, a fantastiche da lui disperati vogliono farsi notare. What? Ok, cioè loro parlano. Il signore le guarda i disperati guardano, Vogliono farsi... Di... Quindi loro guardano il Signore che però non li guarda. E il Vino fa le sue bazzine, le sue cose belle. Perfetto. Allora, vai. Le Signore si guardano. Guardatevi, Signore. Di là. Guarda lei. Poi. Ok, sì, sono d'accordo. Poi. Parliamo con il Cavaliere. Che tanto Cavaliere non è. Che guarda. Guarda però, guarda. Guarda male. Sta a guardare più o meno no, il cavaliere è un po' strabico. così le riesce a beccare tutte e due e loro devono guardare il, cav il cavaliere. Signor cavaliere! Ci piacerebbe essere notate. Oh, e l'acqua sanguigna va giù. Rilevando, rivelando, non rilevando. Una porta. Solo che io, essendo giocatore di vecchia data, non ho esplorato. E io... No, il pad che drifta un'altra volta. Quanto odio questo pad inutile. Posso toccare? O, vedi? O vedi perché? Perché c'erano delle cose. Qua no? Quindi si apre un cassetto per ogni mobile. Come a casa mia. Ehi là. L'ho visto. Eh. Quindi, insomma, incita. Cioè, incita. Questo. Ah, ok, no, era un drappetto. Abbiamo visto tutto, vedi? Vai. Boccamo. E buttiamo. Comunque, che enigma veramente da idioti. Io che okay, questo c'ha tre dita. Non, non lo riesco. Non lo riesco. Non lo riesco. Ehi, capra. 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 Wow. Devo per forza, eh? Ma è tutto sangue? O è vino? Secondo te fa dai. No, questo non è il gioco che impazzisce. È il pad della Play 5 che fa pena. Uff, io lo sbatto al muro. Stop. Non devi guardare in alto. Guarda dove dico io. C'è qua? Puoi sbarare le entrate? No, non voglio sbarare le entrate. Vuol dire che c'è ancora da combattere. A me piace esplorare senza combattere. Solo è una mina? Grazie. Gioco che me l'hai fatta. Adesso sta sotto acqua. Sbarare le entrate usandogli. Sì, me l'hai già detto. Ma non è la prima volta che lo faccio. Gioco quindi. Vabbè, che. Sono idiota però. Un minimo di. Eh? Dammelo un po' di, di credo. Ehi là, ciao patata! Va bene? Ma finché sono scarsi, usiamo questa. Ah, un colpo di fucile e due di pistola e vanno giù. Cerchiamo di fare il giocatore. L'arcade è in me. Crea munizioni, sì. Ah, invece adesso è morta con un colpo, quindi è, è a caso. Diciamo che è un po'... è un po' random. Bello però... Non bello questo qui di un'altra... proprio... cioè, palesemente oggetto da prendere che spezza un po' la magia. Oh, ma porca troia! Affanculo. Perché? Perché gioco a queste cose? Io che non sono capace. Perché non posso giocare ad Animal Crossing? È da, è da tanto che non vado nell'isola. Devo, devo togliere gli scarafaggi. Che sarà pieno. Sono mesi che non gioco. Cosa diranno i miei personaggi di me? Cosa dirà Kabuki? Le mancherò? Gli mancherò? Mi fai caricare l'arma, grazie. E abbassateci pure. Deficiente. Che siccome non ero tutto sporco, fino qua, fino al collo, quando si dice avere la merda, fino al collo. Eh, sto giro non mi freghi però. Per l'amor del cielo. Ha avuto un glitch al braccio. Perry! Che brutta anche questa cosa, veramente brutta, veramente, veramente brutta. Che quando muoio, a parte quanto sono sudato, che caldo fa a Roma oggi. Che quando muoiono ti droppano subito un oggetto. Quindi non è neanche la suspense del dire, ok, è morta, non è morta, forse sì. Si... Ehi là, grazie. Non vedi a girarsi. Forse è morta, forse devo un attimo stare lì a guardare. No, muore, ti dà il drop come se fosse in Final Fantasy. Va bene, 9.2 multiplayer.it. Qua oh, c'è una scarpa. E sono un po' fissati con le scarpe. Ne ho trovate veramente tante. O era un uh, riempitivo che gli sviluppatori hanno. Martacido. Ce ne sono due, ce ne sono tre. No, è il momento di mina. Non so come funziona. Vai, metti la mina e scappa. E sono immune alle esplosioni? Wow, anche loro. <ride> Siamo tutti un po' immuni alle esplosioni. Vedi, droppano sempre, guarda, uno, due e tre. Non mi piace. Ora, c'è una parte di Final Fantasy XV, quello brutto, quello con la macchina, che fa più paura di questo. Con i nemici che ti fanno i jumpscare. Me lo ricordo perché lì ho lasciato Final Fantasy XV. Eh, dai, toglie un po' di suspense effettivamente. Minchia. Eppure basta poco. Cioè, cazzo, raga. Ma bella questa. Basta davvero poco. Comunque, meno male che c'è l'auto aim. Guarda, vedi? È morta. Sicuramente è morta. Posso andare tranquillamente avanti. Ora che poi il gioco me la, me la mette in quel posto. Da, sarebbe bello, eh. Dice, ok, gli abbiamo sempre fatto credere questo. E adesso invece gli, gli, gli frega. Non so se, per esempio, hai giocato The Last of Us il 2. C'è una scena, secondo me, uno dei momenti più belli della storia dei videogiochi è in The Last of Us parte 2. A proposito di questa cosa di. Non lo dico per non fare spoiler. Però c'è. Proprio la perfezione di. faccio credere al giocatore che. E a un certo punto. Pam. Non te lo aspettavi, vero? Beccati questa. Che è un momento. No, penso sarà il prossimo. No, cosa vuol dire non l'hai giocato? Nessuno, neanche il primo? Allora non ti dico niente, non dico niente, allora. Salva. E Nemmeno il primo, no? Allora mi sto zitto al 100% perché è iper. Cioè, non è. Questa cosa che stavo dicendo, non è molto spoiler. Però è un momento talmente bello che cioè, se, ti... se venisse spoilerato, sarebbe un affronto totale. Ok, io ho salvato, quindi questa è la safe room, ma non c'è il, il, il duca, che forse sta in bagno? Sta qua? No, ok. È per me? Arrivo? Ma che bella idea. Arrivo? Cos'è? Ah, questo è per farti capire che non puoi più tornare indietro? Pronto? Ah, è un po' monotematica sui vestiti la... Non, non ci vedo ovviamente, no, certo, ovviamente. Mother Miranda. Mother Miranda. <ride> Ma sono qua, letteralmente qua. C'è lo specchio, mi puoi vedere dalla finestra? For my to When him, no, tipo qua Adesso mi guardo attraverso lo specchio Sarebbe bello yes, of course, I the of the Ok I won't let you down, let you down. Oh! Mortacci tua stai incazzata Sono qua Ciao no, madre Miranda Ciao Lady Dimitrescu Sarei qua. Non so se ti sei accorta. Un vaso! Mm! Muori, maledetto vaso. Maledetto vaso, maledetto. Ok. Il momento di abito? Posso cambiarmi? Posso mettermi quello? Qua c'è il solito cassetto aperto. Ah no, vedi? Dov'è sta foto? No, i bambini mi fanno paura. Rose. Where are you? I don't know. No, 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 questo fa. No, 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 questo tocca. Ah, ok, edifici, primo piano, tetto, piano terra, ok. Ma ah, qua è chiusa per forza. La foto non me la fanno mettere mai. Vabbè, peccato. Ok, e quindi dove Ah, ok. Madre Miranda ci ha convocati per decidere il destino del padre della bambina. Pensare a questa famiglia mi fa rabbrividire. Mi disgusta il pensiero di essere considerata come una sorella di quei miscredenti. E che, che dovrebbe essere considerata nostra sorella? Ah no, famiglia loro, quella di, di madre Miranda. Pensavo la, la, la famiglia mia. Ok, soprattutto Heisenberg. Quello zotico non ha un bricio di buone maniere, se andrebbe preso a schiaffi. Ma madre Miranda non me lo impedisse, l'avrei già a brandelli. Questo è il diario di Dimitrescu? Perché? Perché mi tratta come tutti gli altri? Lei mi ha dato questo castello delle figlie obbedienti la vita eterna. Non sono la sua vita, non so speciale, ho bisogno di bere. Eh, chi lo dici, sore? ok, quindi va bene, fu c'è un puff. Adesso si apre per qualche motivo, la foto? No. Non usare questo oggetto qui, peccato. Vabbè, e quindi, che faccio? È chiusa dall'altro lato, sì, l'abbiamo capito, Ethan Ah, ok, ma c'è una porta qua. E... e quando me lo dici? Dai ah, da qua che sono venuto, brutto idiota. Posso rompere la finestra? Devo scendere la scala? Che devo fare? Oh, dove vai? Ah, matto. Dobbiamo colpo. Ah, non è una scala. Dobbiamo scavalca. Non sei normale, Ethan. Beh, e quindi? Ok. E questo mi fa molto piacere. Però scusami, no allora, cioè, io voglio dire, no? Io voglio dire. Non è un po' brutta questa cosa qui? O mi fa schifo solo? O fa schifo solo a me? E la soluzione dell'enigma è una chiave che sta lì sopra. E c'è l'input di raccoglierla anni prima. Vabbè, chiave di Alsina, e la posso guardarla? La posso guardarla? Una chiave delegata con motivo di fiori e spade, ok? Andrà qui? Sì, fiore e spade, vedi, fiore e spade. Vai. L'ha sbloccato, che piacere tesoro. Come non è qui? Non gusta nemmeno a me? Esatto, fateci esplorare, esatto. Cioè mi metti l'input a 10 metri, vabbè. Oh, ma sì, tanto... Guarda, lo stavo per dire, ma perché non mi menano un po'. Anche questa cosa mm, Maledetto, Via qua via Mettiamo via un caricatore sano Per fare sta stronzata Oh Un po' di polvere da sparo In un secchio Che bello Io vorrei andare di nuovo dal duca Perché ho bisogno di lui Eh Cos Cos'è La voglio Nella vita Cos'è Ok mm, Muori Eh, ti pareva che era il momento di strisciare. Arriva sempre il momento di strisciare. Tocca tutto. Tocca, tocca. Apri tutto. Apri tutto, Duccio. Apro tutto. Aprite tutto. Ok. Siamo... Dove siamo? In una cripta? Sembra una cripta. Sì, io ci provo a far salire la tensione, ma... Ho oh, tipo una... un arsenale appresso cioè... Perché se lo facevo io non andava bene Però se fai lui con la X sì Va bene Ok Ok quindi si aprono ancora le porte E andiamo Let's go Apre dotto sempre più più dura. No shit. Like head let you get away. You have sliced Perché? 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 Ma perché? Ma perché? Non credo funzioni così. Rari. Non, sono, non sono medico. Però mh, non lo so. Non lo so, Fabio. Adesso vedo come me la apri. Dai, diocesi. E ripiede la mano. Eh, Piede la piada, non si sa mai. Se può servire, apri questa. No, 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 Lady di Dimitrescu. Eh. Dai col moncherino, guarda. No, non lo vedi. Sì, lo vedete, lo vedete. Si vede. Aia, ma sei deficiente. Non posso usare la mano destra. Oh no! Come farò? Ok. E alla tua mano anche oltre che la mia vita. Dottore, chiami un dottore, mi sento male. Dottore. Comunque quest'uomo è veramente qualcuno. Posso usare la mano mozzata? No, non posso usarla, peccato. No, scherzavo, dai, scherzavo gioco. Mamma mia, come sei serio. Mamma mia. E fammi usare la mano. Datti una mano. Tocco. La mano? No. La maschera della mestizia. Eh, guarda, è proprio il momento perfetto per trovarla, la maschera della mestizia. In vita de merda. Cosa? Comunque, è incredibile. Cioè, questo gioco è la parodia di se stesso. È la parodia di se stesso. Ma vai a... Culo! Vai, cosa fa? Cosa... <ride> basta, basta, no Maria. Io, madonna, mi ma quanto, quanto sudato. Quanto No, neanche, non neanche sudato. Che... Le, le luci che mi illuminano di immenso. <ride> Dai, ma perché? 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 Gesù mio, perché? 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 E allora vale tutto, e allora vale tutto. E allora vaffanculo, ora allora titolo. Sì, vabbè. Chi è che rompe i coglioni? Ancora voi, ma... <ride> Sono dottori loro, allora. E allora lo sai te come funziona una mano. Eh, vabbè, allora sei bravo te. Di... Sì? Vabbè, vabbè. E tanto, che me potete fare? Non ho più paura di niente. Dove vanno? Da qua? No, sì. È diventato veramente la parodia di se stesso questo gioco. Però non si inceppa l'arma. Sai cosa? Eh, per esempio, no? Ah no, non lo potevano fare perché non è esclusiva PlayStation. Cioè, o meglio, non è esclusiva PlayStation 5, mi sembra. Questo gioco, eh? Perché, se no, la cosa dell'arma che si inceppa non sarebbe stata male. Veramente sarebbe stato molto figo. Tanto abbiamo talmente tante munizioni, soldi che posso pure spammare. Non ci posso pensare che gli ha tagliato la mano. Questo coglione si è messo la, la cosa ed è e va tutto bene. Non ci posso pensare. Vabbè, dai. Bravo. Come sono ispirati poi i nemici, wow. 9.2. Multiplayer.it. Se questo è da 9.2 non so cosa possa essere Red Dead Redemption, però dai, ci sta, ci sta. Ognuno ha i suoi gusti, anche se fai il giornalista, un minimo di, di coerenza dovresti mettercela, però va bene. Ah vedi era, era morta. Per ora non mi sono spaventato quasi mai. Quindi... A parte prima quando mi è comparso dal nulla il nemico davanti, sotto... quando c'era l'acqua. Lì è stato un bel momento. Perché il gioco... crede che noi siamo degli idioti? Poi ho trovato il modo di rompere il gioco, cioè nel senso la mira. Basta togliere la mira e rimetterla e... Ah sì, ma creane tutte, ma che te frega. E si può mirare praticamente sempre in testa, quindi come se servisse no? a romperlo ulteriormente. Bene, qui abbiamo trovato la chiave per aprire questa porta, quindi direi di andarci e fare la nostra faccenda. Vai. Open it, please. Siamo in una zona nuova, vero? Un'altra mappa, un altro quadro, che bello. Certo. Sala dell'opera. Ok? Però nel cortile non ho fatto tutto, secondo il gioco, eh. Quindi, vabbè. È chiuso dall'altro lato, quindi andiamo di sopra. Peccato, perché mi sta prendendo in qualche modo. Ma c'ha delle cose veramente brutte. Veramente tanto brutte. Altre sono belle, ma... Attenzione, il rossetto della signora è sparito. Chiunque lo trovasse, è pregato di riportarlo nel suo bagno. È stato fabbricato appositamente per lei ed è molto costoso. La governante va bene, sorry. No, esploriamo di qua, ma penso sia chiuso con... Questa no, vero? Non entra in questa serratura, ci sta. È uno di quei giochi che quando non ti serve più la chiave te la butta. Dice ok, non ti serve più? O me la dovrò tenere per l'eternità e provarla ogni volta che posso. No, 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 no. Niente un secondo per rompere i vasi, ragazze. Poi giuro che vengo a giocare anche con voi. Ok? Leggiamo. Non posso leggere, sì. 10. Un giorno al, dal trattamento. Un giorno dal trattamento. Le tre ragazze non si muovono più, sembrano quasi morte. Cosa di un giorno dal trattamento? Vabbè, nel senso che manca un giorno al trattamento, però loro sono quasi morte. Però un giorno al trattamento, quindi dal, dopo il trattamento, l'italiano per me è un'option. Dalla bocca della più grande, fuoriuscito un insetto. Che bello! Sembra una normale mosca. Normale. Due giorni dal trattamento, tutti e tre i corpi sono coperti da mosche. Sembra che questi stiano consumando la loro carne. Che schifo. Quando ho aperto la finestra, alcune mosche sono cadute a terra morte. Pare che il freddo le pietrifichi. Quindi, ottima idea mettersi nelle montagne della Romania. Ho chiuso. No, no, tipo Miami, no? Florida, no? Ho chiuso immediatamente la finestra per evitare di indebolire ulteriormente gli insetti. Quattro giorni dal trattamento. Tutti e tre i corpi sono stati consumati dagli insetti quasi completamente. Ciò che resta è solo una scura massa strisciante dalla forma umana. Bellissimo. È appena passato mezzogiorno e gli insetti hanno iniziato a cambiare colore. Ullala! Quelli sul viso sono impalliditi e quelli intorno alle labbra sono diventati rosso cremisi. Sei giorni dal trattamento. La massa di insetti si è trasformata nuovamente in corpi umani. Quindi vi ho fatto tutto il ciclo. Le tre ragazze si sono svegliate guardandomi come se fossero appena nate. Sento un legame tra di noi come se fossero madre e figlie. Ho scelto una bella, Daniela e... potevi fare rima pure con Cassandra, vabbè. Noi abbiamo già uccisa una, o due. Una. Sì, solo una. Ah, è un attimo però. Eh? Dai, dai. Fagli Backstab. Dark Souls 3 Intensifies. Prego, ti prego. No, non puoi. Eh sì, l'ammazzo soltanto a colpi di, di arma bianca, no? Quanto ci metto? Cendole il Perry. E non è un nemico molto difficile questo, finché è uno da solo. Non vedo... Ah. Vabbè, se fa, oh. Se qualcosa, se fa. Ok. Quindi abbiamo detto che qua è la porta dove siamo arrivati, però sento dei rumori. E sta sotto qua, no? No, figurati, figurati. Sarebbe troppo, troppo bello se ti aggirassero così. Invece il gioco è abbastanza fair. Due vie. Destra con le, se, sc sì, destra con le scale, e sinistra senza. Andiamo prima a sinistra. Ciao, Tesoro. Non mi toccare. Oh, abbiamo aperto la porta, vedi la finestra? Perché c'era un po' di aria viziata. Cos'è? Sfera. Ah, questa serve per. Uh, per il puzzle dove c'è il conte, credo. È una sfera. Penso di sì, dai, sarà per sbloccare uno dei quattro teschi delle mogli del uh, Wolfenstein, là, come si chiamava. Un bellissimo mobile. E allora fallo se è facile da scassinare, aprila con coltello, rompila. Tu sei un po' dappertutto, eh. Un vaso maledetto, vieni qua. Nice. Un teatro? Bello. Cazzo, cosa c'ha il teatro in casa? Tipo MTV Crips che fanno vedere la loro casa dove hanno tutti quanti il cinema in casa. Questi hanno un teatrino. Bello però. Leggiamo. Ok, questo è il trattamento. No, nome scientifico, nessuno. Misura 5-6 cm. Struttura del corpo simile a quella del moscone. Ah, quindi 6 cm del moscone. Con delle differenze nella testa. Sono carnivori e consumano carne voracemente. Per catturare la preda si raccolgono usando i feromoni per replicare la figura di un essere umano. Okay. Nate dalle uova deposte dal cadu dell'organismo, le mosche sono in grado I prodotti buon, buon per loro sono sensibili ai cani presi di temperatura. La temperatura scendesse sotto i 10 gradi Celsius, il loro metabolismo rallenta. Ah, se scende, sì, si deve arrivare allo stato dormiente criptobiotico. È un fenomeno simile alla criptobiosi. Dei tardi, non so cosa siano, e non so neanche cosa sia quest'altra cosa che è scritto. Quindi parla. Parla come mangi. E magari ti mangi sta roba, quindi. Fai bene a parlare così. Qua c'è la polvere. Prendo tutto, prendo tutto. Chiamatemi Deluter. Dai, suoniamo. Cosa? Io non so suonare il pianoforte, quindi come faccio? Non lo so il pianoforte, come funziona? Ah, grazie gioco. No, veramente devo fare sta stronzata. Poi, uno... Non lo so fare il pianoforte, Io non mi hanno insegnato a scuola. No, non era questo. Quindi è questo? devo andare su di 2 no di 3 giù di 1 un'altra volta su di 1 2 3 di qua giù di 1 su di 1 su di 1 e un'altra volta questo vorrei sentirla però sono sicuro di non aver fatto questa cosa io. quanto cattiveria però Oh, dove la nascondiamo una chiave? Qua dentro Sogno, c'è scritto in italiano No, scusami Sogno for solo piano Francesco pa Probabilmente è famosissima questa canzone, non la conosco I'm sorry Vabbè, la chiave che abbiamo trovato A cosa serve, di grazia Ok, posso leggere? No Se solo sembra sia usata molto Va bene, fa quello che vuoi. Quindi la chiave serve... Eh però scusa, non ho mica tanto capito dove va la chiave. Ah, non ho letto il diario di sto cretino. Una piccola chiave consumata sembra essere usata molto. Non ho letto il diario del... No, del genio qua. Ah, mi hanno tagliato un braccio. Ho incontrato di sopravvissuti... Vabbè, dai, questo diciamo che è un po' il, il riassunto. Ok, va bene. Questo castello è abitato da una signora. Le sue figlie, che sono quelle dei... Sembra uscita da un film horror. Che sono quelle con le mosche. Quelle insomma che ci hanno appena spiegato come le hanno create. E non trovo Rose da nessuna parte. Forse non è mai stata in questo tanto castello, così come ha detto la Lady. Comunque non c'è motivo... Ok, mamma fa, cioè, dovrei uscire da qui. Ma sei veramente intelligente. Ah, qua sblocchiamo. Perfetto, quindi la porta è aperta. La chiave che ho trovato, dove la ficchiamo? Qua sono i busti degli angeli. Qua c'è il labirinto. Ok, me lo dà sempre come da completare. Perché? L Ho dimenticato? Io forse perché devo aprire questo portone, quindi non me lo darà mai completo finché non è aperto. Tra l'altro brutto idiota, c'hai la torcia? Accendila, no? Ok. Andiamo qua? Non è una porta questa però, scusami. Eh, infatti. È un niente. Maledetto vaso, ti avevo... Ah, Sposo. Avevo saltato. Allora, noi abbiamo lasciato una porta chiusa, se non sbaglio, qua, questa qui. Che serviva una chiave, eh? No. No, era qua però. Dov'era? No. Ma Perché? 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 Non ho fatto qua, scusami, che non ho completato la faccenda. Devo accendere il fuoco. Che devo fare? C'è qualcosa sul tavolo? Devo bere, qualche... devo assaggiare? Devo toccare, devo fare. Per me è questo. Devo rompere la teiera di. Perché sta, sta musica di tensione? Scusa, non c'è niente. No, sento sento il rumore, eccolo. Oh, Cristina d'avena in concerto! No, 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 fratella. Dove sono finito? Cos'è questo posto? Ah, l'ho già visto prima. No, non mi fare male, per favore. Gameplay! Stiamo a fare una barca dei soldi Quasi da andare dal Conte Dracula a Sbattergli sul muso Gli Contessa Ah c'è una scala che porta Verso il mare No qui è dove siamo stati prima però Perdonami, dove abbiamo fatto la boss fight Ma la piccola chiave Di ferro, non è che niente niente Serva in questa porta che ho lasciato qua Io ve schippo a tutte, guarda Quanto ho capito che si siete... Le gruppi abbiamo Levati Levati che devo andare a aprire la porta Spingi Fai il parry Apri sta porta Apri sta porta L'hai sbloccata Oggi oh, però E quindi che facciamo? Combattiamo? Dai combattiamo Combattiamo Crea munizioni Poi aprire l'inventario E creare le munizioni Grazie Non l'avevo ancora fatto Questo cos'è? Una bomba? Raccogli. Sì, però ce l'hai la torcia, ce l'hai la torcia, usala. Che mira de merda. Fai il favore a papà. Ma che devo rifare la cosa della... della fiamma? Cos'è? Ok. Devo rifare la cosa della fiamma in qualche modo? Devo rompere qua? Devo sparare? E c'è un, un prompt là. Va bene Che bello Che divertente Gameplay Gameplay signore e signori Cosa devo fare? Sparo? No Ovviamente no Mo l'accende Io gli taglio le mani Ah no Già Già ha dato Borello Ma non siamo venuti da qua noi, scusami. Queste casse. ancora integre. perché? Mm. E eh, noi veniamo da qua, però, scusami un secondo. Muro fatiscente. Eh no, aspetta, 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 muro fatiscente e ci è andata una bomba. Cioè il gioco ci sta dicendo che c'è la meccanica del far esplodere i muri? No, ti prego. No, non me lo puoi dire così. Perché se la bomba l'avessi usata per... Boh, per i nemici, come facevo a capire che... Devo fare sta cosa, scusami, dai, ti prego, no. Dai, mi rifiuto di pensare che sia così. Mi rifiuto di pensare che sia così. Equipaggia. Come si fa? Facendo così? No. Va bene, bravi tutti. Dai, devo dargli fuoco a questo, a questo arnese. Mi ho dato fuoco? No. Ah, sicuramente gli devo dare fuoco, però forse non subito. Qua c'è. Ok. Mm. Ah, vedi questo si è rotto con l'esplosione, giustamente. Ma devo dare fuoco a questo, che dà fuoco a questo, che dà fuoco a qualcosa. Però lui deve prendere fuoco. Ok, la vedo un po'. Veramente un po' tirata per i capelli, sta meccanica, eh. No, non ci arriverà mai. Ma scusa. Ma che. che, che Cos'è? Cosa devo fare? Che meccanica stupida è? Posso spingere questo? Faccio prima? No? Non posso? Faccio con il fuoco qua? Con le candeline, no? No, scusa un attimo. Perché non riesco a capire? Ah, devo prendere la rincorsa? Bello. Wow, 10 su 10 IGN. Vai. Bellissimo. Bello. Gameplay at his finest. Mamma mia, che stronzata. Vabbè. Vai. Dai. Ti prego, ti prego. Colpitevi, che mi sta venendo da vomitare a forza di girare. Ma perché? Perché devo perdere la mia vita a questa cosa? Io? Perché? Perché devo. Devo spingere come se fosse l'altalena queste cose senza farmi neanche male io. Chi è il game, il game designer? Chi è che lo voglio conoscere? Perché è così difficile? Perché è così difficile? Ti prego. Ti prego, toccalo. Toccatemi, non ce la faccio più. Viene da vomitare, toccalo. Toccatevi. Ha preso o no? Posso sparargli in qualche modo? Lo appiccio io sto fuoco? Oh. Allora, bisogna stare calmi. Secondo me, mi sto facendo prendere dal nervosismo. Uh, diamogli una bella spinta a questo, in modo che lui cominci a fare la sua gag. E calcoliamo la potenza necessaria. No? Scusatemi, ma sono io? O fa cagare sta roba? Sono, sono stanco, sono stanco, basta, basta, vai, tocca. Si è girato tutto. È una dinamica un po' meh, un po' di me. Ma scusami, e è... così forse? Se guarda, guarda, sono... arrivo anche a sparargli con questo. Non voleva, yeee, yeah, l'abbiamo fatto gameplay, signori e signori gameplay. Che bello 9.2. Cosa c'è lì dentro? Occhio azzurro, bellissimo. Basta, bello il rumore quando lo mette in tasca, però, proprio di biglia. Mi ricorda quando ero bambino. Ok, and so. What am I supposed to do? Beh, mo' che ho trovato l'occhio azzurro di grazia, che ci faccio? Qui c'è un passaggio, scusa, io perché non posso andare a vedere? Vorrei esplorare gioco, posso esplorare? Vabbè, c'è tutto sto cazzo di casino per prendere un occhio azzurro, veramente, mi fai? E lui accende le torce quando gli fa conto. Quindi qua abbiamo esplorato tutto, andiamo nelle celle allora dove secondo lui ci manca qualcosa da fare. Esattamente. Cos'è che ci manca? Però non è l'occhio, non devo mettere l'occhio da nessuna parte. Ah, e non dimentichiamo che... Mi dire che è per sta stronzata. Vabbè, no, cagare. Che abbiamo trovato una maschera, quindi dovremmo anche andare a ridarla al... lì all'inizio del gioco. Quindi andiamo di qua. Ok, quindi qua, perfetto. Poi qua, poi qua, poi qua, poi qua. Guarda un mostricino a caso me lo aspetterei adesso. Così, De botto. L Ho parlato io. Io corro, guarda. Musica di tensione completamente a caso. Adesso si apre questa, no? Sto andando giusto io almeno? Sì 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 sì, sì. Stiamo andando presso poco giusti Ehi E tu? Vabbè e... Sì No, non mi dire che devo rifare tutto quanto, perché qua da dove sono caduto bastardo io. Perché la musica di tensione a caso? Perché questo si gira di 360 gradi in un buco? Come fa? Quanto quanto? Quanto snodabile sei, Tanna? Beh, che ti hanno staccato gli arti e non ti sei fatto niente, però? Un minimo. Quindi dobbiamo rifare tutta la zona delle celle. Yuuu! Che bello. Dove non vedo una minchia. Bravo. No, qua si andava di qua. No. Non per vomitare, però, con questa con oscillazione della testa di quando corre. Solo che anche se si potesse togliere, non la voglio togliere. In quanto dà... Una sensazione un po' più di di corsa vera, se no diventa davvero Fortnite, qua diventa i, i giochi, farà tutto della minchia, ok? Quindi qua abbiamo fatto la nostra faccenda, possiamo andare di qua dove è chiuso, ma noi sappiamo che facendo il giro da qua, che poi va, che poi va di qua, che va di qua E va di qua, e poi di qua, e poi di qua, siamo fuori, Voilà Giusto, no? Sì. Dobbiamo andare... Tra l'altro l'occhio, cosa ci faccio? Fammi leggere un attimo. Sono mezzo morto. Nove ne abbiamo, abbiamo un sacco di soldi. Che somiglia di valore combinabile. Scusami, cioè lo posso sia vendere che dare... Che... Combinabile? Cosa ci posso combinare? Niente, non ci combiniamo una fava. Quindi... Usciamo dalla porta principale, che è qua. Ho sentito le, le chiavi, un rumore di chiavi. Intanto mi curo. Ah, molto meglio. Uff, come sto bene adesso. Non è che l'occhio devo metterlo qua, su sta statua, per qualche motivo X. Ah, guarda, qua si può mettere una maschera. Che bella, mazza. Che bella questa Bella statua. Un po' malato io per queste cose, ma questa è veramente bella. Bella, bella, ci piace. Però, perdonami. Eh, non è da qua che io debbo andare. Ma è esatto. Qua c'è l'atrio principale, giusto? Quella è la shortcut che abbiamo fatto all'inizio. Esattamente. E per uscire fuori è di qua Ho ti passi E oh No 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 no, no. Ah, Apri sta porta Ah no giustamente questa è È la porta finale No io volevo Guarda Al volo andare nella safe room Se siete d'accordo Così do la, la statuetta Magari salvo e stacco Che sono già quasi tre ore ma eh, però voglio fare prima il cosa. Voglio prima fare il puzzle. Di cosa? Scusa, che è successo a mia figlia? Ok. Mm, sì, forse. Ma mi hai appena parlato, ma sei. pazzo! No, voglio prima fare questo: Salvo, sì. Poi. Faccio questa cosa. Mettiamo la foto di... Fa no scherzo. La sfera... Gia, sfera. What? Inclina. Ruota a sinistra, ruota a destra. No, che palle. Così è diventato Zelda. No, 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 no. Io le odio queste cose. Non riesco a capire. Ah, devo fare arrivare... Vabbè, non è difficile. Perché se non ho malus dal cadere. Sto per vomitare. Ah, quindi non posso uscire fuori dal binario, sembrerebbe. Non capisco un No, che devo fare? Scusa, non, non sto capendo. Sì, però mi devi far capire, gioco. Perché? Che cazzo Vabbè. Allora, ruotiamo e via. Vai. Qua. Poi riruotiamo di qua. Vai, vai, vai. Veloce, veloce, veloce. Veloce, veloce, veloce. Così, poi così, così, così. Non vedo però, io non vedo, non vedo, non vedo. Ah, non devo cadere nei buchi. Certo, perché è chiarissimo. È chiarissimo. Che eh, okay, fai? Non, non lo vedi? Ha voglia, è chiaro. Ho vinto? Ho vinto il gioco? Yay! Rotolare, che passione. E il pad va verso l'alto. Vedi, rotolare è importante. Il verbo rotolare torna anche qua. Ok, dai. Quindi, yohoo! Teschio Cremisi. Rumore di soldi. Intensifies. Ok, welcome. Anche questo qui è un, una citazione eh, del... welcome del 4. Evitiamo di autocitarci. Ah, questi non valgono una fava. Vabbè. Questo quindi serve solo per essere venduto. Questo dice è anche combinabile, quindi io aspetterei un attimo a venderlo. Questo di valore Questo di valore Questo di grande valore Questo no Questo no Questo no E poi basta beh. Perfetto Sì Sai I soldi. Mamma mia i soldi che abbiamo Mi potenzio tutto Potenzia tutto Sì Questo voglio Voglio anche questo o Siamo ricchi Vai vai Potenzia potenzia Vai voglio anche questo Voglio questo Voglio anche questo. No, ti devi sbrigare. Non c'è un one moment. E anche questo. Ci avanzano pure i soldi. Quindi ci compriamo le cose. Ci compriamo. La borsa più grande. Non ne sento il bisogno per ora. Quindi aspetterei. Voglio. Non c'è il fucile di precisione. Quindi, non lo compriamo. Questa sì, non si sa mai. Potrà tornare utile. E caricatore maggiorato. Questo lo voglio. Ah, no, ho sbagliato. Devo comprare questi due. Vabbè, questi cazzi. E La lemi e la pistola Aumenta di molto la... Di molto, la madonna Va bene Wow E 8000 non ce li ho Cosa posso vendere per arrivare a 8000? La pistola <ride> Così poi me la... Me, la, me la monto in testa la... La canna A te e a famiglia, fratello Ok, dai, basta Salvotting e se ne sedamo perfetto un grazie mille un grazissimo per la compagnia intanto fammi fare questa cosa che è fondamentale per, me per chiudere se no non si vede niente e boh e a posto basta grazie mille per la compagnia e ci vediamo domani che è domenica alle 17 grazie buona serata a te domani alle 17 io vado avanti con questo fantastico gioco goti gioco dell'anno bellissimo non vedo l'ora di finirlo e così Amazon se lo riprende ciao